Ciao Teo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti in live, scusate il ritardo, purtroppo gli inconvenienti tecnici capitano anche a noi commentatori e streamer. Sì, vabbè, dai, considera che siamo sempre nel Q1, Teo, quindi ancora i tempi devono un attimo ingranare. Poi è una pista abbastanza complicata questa, quindi non è per niente facile tirare subito il tempo. Ha provocato la perdita di della paratia del musetto, adesso non mi ricordo bene il termine tecnico, però comunque della parte laterale del musetto, quindi ha anche avuto un deficit di aerodinamica, sicuramente un tempo molto buono per le condizioni in cui l'ha fatto, quindi è da tenere sicuramente d'occhio. Sì, sì, ricordiamo che questa sera abbiamo anche delle new entry, abbiamo, e purtroppo dobbiamo annunciare al pubblico che manca il video vocale J-Race 97, purtroppo questa sera il nostro video esatto, è andato a podio l'ultima gara, quindi peccato, peccato. Intanto ti posso dire anche, sì, dimmi tutto, c'è un'altra assenza importante, ovvero quella di Stonks Matt. Eh sì, questa sera manca uno dei protagonisti della Professional. Esatto, quindi insomma questa sera magari c'è l'occasione per coloro che magari sono un pochino più arretrati per insomma portarsi avanti e fare più punti, anche perché comunque ricordiamo che Monaco è una pista dove tutto può succedere, basta vedere ieri sera, vabbè, tralasciando il fatto che è stato un bug della Codemaster che ha messo fuori gioco Kowalski, sì, ho visto ieri sera che purtroppo Kowalski ieri non ha avuto una gara felice. No, purtroppo il bot è andato lungo in curva 1 e nel rientrare e fare retromarcia ha preso squalifica, quindi insomma è stato squalificato praticamente dal bot. Allora, al momento abbiamo 12 piloti che hanno messo segno un tempo, mancano Zonated, Loris, TDC Perez, Petricchi, Vinom e BXT Evolution. Quindi ancora devono mettere segno in giro, vediamo, Zonated è in... Sì, Zonated sono solo con lui, lo sto seguendo. Forse si sta per lanciare adesso? Sì, penso io, un attimo che... Scoda un po'. Dovevo sistemarti l'audio, Teo, che dicono che sei troppo basso. Va bene. Aspetta, provo a vedere se lo devo alzare anch'io, ma penso sia già... Ok. Ah, ok, forse adesso mi sentono sì, meglio. Sì, forse adesso dovrebbero sentirsi meglio. Allora... Intanto salutiamo il nostro amico Ti rubo lo zaino Adri. Ciao, Ti rubo lo zaino. Benvenuto in chat. Buonasera. Buonasera. Allora, sto seguendo Zonated sì, dal anche momento io sono che Zonated. È al tornantino. Mamma mia, che brutto quando si bugga l'audio qua a Sì, è abbastanza fastidioso. Sono le marce che sono tigrate come non so cosa. E intanto ricordiamo che Zonated deve riscattarsi assolutamente dalle prime gare che sono state abbastanza sotto le aspettative da parte del campione della Professional dello scorso anno. Taglio. E infatti, ecco, non deludere le nostre aspettative e prende taglio. Beh, guarda, ti posso dire che sì, tra errori e anche un po' di sfortuna con contatti eccetera, di sicuro non è riuscito a imporsi. Perez a muro al tabaccaio è riuscito a non rompere del tutto la macchina, però sicuramente sì, ha perso un pezzo di ala, grande danno all'ala. Sì, sì. Si ritrova anche Zonated lì, ma comunque il Zonated penso che si stia per rilanciare. Sì. Tanto c'è anche Super Loris in pista, però con Ersa a 0, quindi Bortini la stava perdendo nel cambio di direzione tra curva 3 e curva 4, tra Massene e Casino. Allora Zonated si è rilanciato. Binum! Che succede? Che succede? Binum si è trovato davanti nel tornante BXT Evolution che era praticamente fermo al tornantino e se l'è trovato davanti ha dovuto inchiodare per non colpirlo. Meno male! Penso sia comunque abbastanza da impeding l'azione di BXT Evolution, vedremo se ci saranno dei ricorsi insomma perché era un po' troppo d'intralcio. Poi comunque c'è da dire che qui a Monaco togliersi di strada non è di sicuro no, facile. No, è abbastanza complicato.
Allora, al momento mancano solo quattro piloti, le due Williams, che sono comunque due piloti di punta, Perez e Super Loris. Comunque è da apprezzare il tentativo di Binotto con le medie, che qua a Monaco non è sicuramente scontato, ecco, passare in Q2 con le medie, perché la pista è corta, ma il grip che serve è tanto, quindi c'è sicuramente un grande svantaggio per Binotto. Sì, Vediamo tra che l'altro è anche un tempo riesce a pochettino mettere assieme. rischioso fare il giro con le medie in Q1. Tanto Zonated Eh sì. arriva. 1-9-3 e si piazza in prima posizione Zonated. Prima posizione. Grande tentativo da Sì. parte sua, perché comunque era al secondo Sì. oltretutto. Sì, due giri di tentativo, quindi al secondo giro riesce a imporsi. Binum, vabbè, lo dà a 9 secondi, quindi probabilmente era il giro che appunto ha dovuto partire Sì, esatto. per essersi trovato insomma a Bix di Evolution davanti. Sto seguendo Binum, Cresco vediamo. Infatti la data. stava quasi per perdere, mamma mia. Vediamo qua, questa forse è la parte un pochino più tosta a livello proprio di grip, perché ne senti poco, taglia al punto giusto la chicane. Vediamo qua. Mamma mia, vicino Molto ai vicino al muri. muro. Taglia tantissimo anche le Louis Chiron, arriva adesso alle piscine. Vediamo. All'Antonino Guess. Dovrebbe essere comunque abbastanza Sì. preciso, secondo me entrerà tranquillamente nei primi 15. Un Vediamo Binum con. 1,95, addirittura Mamma terzo. mia! Grande giro da parte di Binom Mamma con la mia! gomma media, soltanto a 2 decimi da Zonated. Sì, grande, 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 grande tempo, davvero. C'è intanto Perez che è di nuovo nel suo giro out, mentre Loris ha i box. Loris, mancano 2 minuti. Deve per forza scendere a breve e Sì, fare il penso che a tempo, perché breve scendeva in pista, però rischia comunque di non 2 minuti passare. sono tanti, diciamo, ancora come tempo, quindi sicuramente aspetterà l'ultimo minuto e mezzo per entrare in pista e fare il suo giro. Sì, sicuramente. E però deve comunque stare attento, perché è un solo tentativo, quindi non può proprio per nulla Intanto, scusami se ti buttarlo interrompo, mi giunge un'indiscrezione importante da parte di Step 95. In gara piove. via. Vai. Sì. Mamma mia, penso sia Attenzione. l'unica cosa che qui Monaco non puoi vedere. Perché appunto sia l'unica cosa che guardando sul puoi vedere Monaco, perché già in una pista dove non puoi aprire il muro è difficile di per sé. Se piove Sempre devi sarà. stare attento. Però sarà una gara molto divertente se piove. No, sicuramente magari anche più imprevedibile del solito. Però non è un rischio. Tanto Zonetti si ritira. Adri si è comunque messo lì in seconda posizione. Si ritira anche Franz. Sono due tutti in pista. Tra cui Loris, che è da tenere Sì, d'occhio. sì. Senti, dice Perez. Loris è ancora in box stranamente, perché non esce? No, Loris è in pista. Allora ho qualche problema perché non riesco ad andare a un bordo con lui. Eh sì, è il. È proprio Ma io avuto. Loris comunque lo vedo ancora in box, lo vedo. Aspetta che provo a vedere io. Tanto Perez, 14esimo tra i tre secondi. Perez No, io lo vedo. bacia il Al muretto. tabaccaio. Ah, ok, adesso Al lo vedo. tabaccaio. Adesso alle Chiron e Ok, piscine. secondo me il Sto giro per del pilota lanciare. McLaren, io mi sa che c'ho qualche problemino perché non riesco a cambiare la Sì, visuale. devi andare su nel menu spettatore su selezione pilota, devi scegliere proprio quello che stai cercando, perché sennò ti butta su altri. Ok, perfetto. Intanto si trova una macchina proprio lì in uscita, in arrivo alla prima curva. Comunque ricordiamo che forse ha toccato un po' il muro all'ingresso di curva 3 di Massene. Non vorrei aver visto male. Comunque Ok, diciamo che mi deve sa per che è forza crashato mettersi nel Walter giro Baiana. qui a Monaco. È Sì. crashato? L'ha scritto. Allora aspetta, mi difereste già a febbraio e mi scrive: ragazzi, avete il tempo della Q1, buggatissimo. Da noi manca ancora 1 minuto. Iniziamo bene, iniziamo. Buono, iniziamo Iniziamo alla benissimo. grande questa sera. Allora, vediamo se
se adesso Loris dovrebbe avere tempo comunque valido. Sta arrivando nell'ultimo tratto, vediamo se. Tu considera che adesso a me mi è partito il tempo di Loris, anche dal Simab. Mamma mia, mamma mia. Lunghissimo va a muro all'ultima curva. Un po' in difficoltà Super Loris, sì, comunque nel gestire la macchina. Sì. Vediamo se gli basta, no! No, sì, gli basta, scherzavo, gli basta. Tredicesima posizione, vale l'ingresso in Q2, vediamo se nessuno dietro di lui andrà a migliorarsi. Allora, Teo, prima di invitare parte Vaiana, perché mi hanno scritto che è buggato, cioè che è crashato. Ok, allora invitiamo Walter, l'unico invito a disposizione, perché ricordiamo, sì, esatto, ragazzi, che nel caso si crashi in qualifica si può essere rinvitati una volta, in gara purtroppo se si crasha non si può più essere rinvitati, perché sennò appunto purtroppo quest'anno il gioco è molto al limite già di per sé, quindi invitare pure più di una volta causerebbe solo problemi. Ok, allora quindi Loris al momento dovrebbe essere dentro, dietro Petricchi sta aggiungendo adesso sul traguardo, vediamo se riesce a togliersi da quella scomoda sedicesima posizione. No, riesce. Rimane sedicesimo Petricchi. C'è da vedere adesso se effettivamente hanno un altro giro i piloti o no. Perché io lo vedo bello lanciato, però errore. Ma se ne è troppo stretto in entrata. Vediamo se adesso c'è più che altro da tenere, i due Big Steel sono da tenere sotto controllo perché sono entrambi col giro tagliato, quindi penso che non mamma mia, Mkhitaryan rischia di perdere la vettura. Mamma mia, sì, purtroppo penso che mamma mia quanto nervosa questa Renault. Questo è il setup che andrà ad usare sul bagnato, la vedo dura, sì, per lui, perché è molto 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 nervoso. Sì, abbastanza instabile la vettura. Allora, dunque, quindi coloro che passano alla Q2 dovrebbero essere Zone Heated, Albi, Binum, TMH Blues, F1 Armix, Franz, WST The Dog, Walter Vaiana, Zarate, IRL Lauda, Step, Mattia, Loris, Micri e TDC Perez. Petricchi, Big Steam Italia, Big Steam Evolution dovrebbero essere esclusi dal... Ok, perfetto. Ci vengono aggiunti Romain Grosjean e Sergio Perez, così. Ah, così a buffo. Comunque, così. Abbiamo due ospiti. Due ospiti importanti abbiamo. Questo è il risultato della Q1. Esatto. Allora, quindi... devo dire che comunque i distacchi più o meno sono quelli come quelli della simulation di ieri sera, perché Kowalski ha rifilato mi pare 5 secondi all'ultima posizione. 5 secondi? Siamo più o meno in linea con il... Sì, ha fatto 1.72 in qualifica e l'ultimo tempo, che era quello di qui con Jim, era sul 13 addirittura. Ah, però. Quindi insomma 5-6 secondi più o meno rifilati. Allora, quindi, questa è la conclusione delle Q1, con quindi solo tre esclusi al momento, Petricchi, Big Steam Italia, Big Steam Evolution, vediamo se Walter Vaiana riuscirà a rientrare, comunque dalla prima alla quindicesima posizione, ovvero coloro insomma che sono, hanno avuto l'accesso alla Q2, si sono guadagnati l'accesso alla Q2, ci sono 3 secondi e 8 millesimi, quindi praticamente 3 secondi precisi. Da notare che comunque il tempo di Binum è mostruoso con quella, sì, coma. Sì, abbastanza. Adesso non so quanto si siano tenuti gli altri, però mostruoso. Mentre da TMH Blues, che comunque ribadisco ha fatto quell'errore nel giro, ad Armix e da lì in poi sono tutti un pochino più arretrati. Da notare anche Step e Mattia, che hanno messo segno lo stesso identico giro al millesimo. Allora, quindi, vediamo se anche la qualifica magari non sarà bagnata verso il finale. Ora, non vorrei gufare, però... Mi dicono che Walter Vaiana non ha ricevuto l'invito. Allora, aspetta che lo rinvito. Allora. Walter, ok. Vaiana, ok. Vediamo se riesco ad invitarlo. Ok, invita. Ok, vediamo se riesce. Allora, i piloti, intanto attenzione adesso alla scelta della gomma. Ricordiamo magari a coloro che sono un po' meno esperti che in Q2 si sceglie
tubo di gomma con cui si deciderà di partire poi in gara. Quindi i piloti devono mettere a segno giro con la gomma con la quale appunto sceglieranno poi di partire in gara. Vedo una Red Bull, per esempio, già con le medie. Quindi strategie sicuramente divertitive. Buonanotte, diversificate per i piloti. Iniziamo con le botte di dislessia, che in realtà non ho, Esatto. però. Tipo alla Ivan Capelli, Allora, dai. esattamente, se sono un suo degno erede. Ah, mi fa Allora, piacere, il primo guarda. pilota in pista dovrebbe essere Blues. Ah, sì, preferisci Gene. Sì, buonanotte. Capelli e Mazzoni a Io sono un Mazzoni. nostalgico, ci sono cresciuto con Mazzoni e Capelli, dai. Ah, ok. E ti posso dire che ho avuto Guarda, anche io. l'onore di ascoltare le telecronache del maestro Mario Portonieri quando ero un pochettino più piccolo. Quindi. No, io ero ancora neanche un Sì. pensiero quando c'era Guarda, lui, sono quindi. riuscito anche ad ascoltare le telecronache di De Adamic e Guido Schittone, quindi va. Mamma mia. Sì, perché ai tempi la Formula facevano un Guarda, ti pochettino posso sulla dire Rai, una un pochettino cosa? su Italia 1, quindi ascoltavi tutto e di più, ascoltavi. Ma se non hai Sky non hai chance, Esatto, mo sostanzialmente, a meno d'attacchi se che non è scendi Sky. nell'illegale. Esatto, Esatto. ma non facciamo Comunque, questi guarda, discorsi prima che ci arrestano. vabbè, questi sono dettagli. Esatto. Andiamo a vedere il giro di Blues, Sì. perché ha un setup che è di un sovrasterzante incredibile. Lo sto vedendo in tutte le curve. Comunque, non tanto sovrasterzante, ma molto, molto Sì. instabile, perché adesso vedrai più che altro nel settore centrale. Non riesce, cioè il posteriore veramente parte come se non ci fosse un domani, quindi sta guidando in Anche qua condizioni davvero adesso ho proibitive. fatto una micro Comunque, correzione, una accelerazione. allora, cioè, direi che è stato avvisato proprio poco prima, perché insomma ci sono anche alcuni assenti che si sono assentati all'ultimo, quindi insomma è stato avvisato poco prima, ha avuto poco tempo di provare, quindi già i tempi che sta facendo sono tutto rispetto. Esatto. Ah, mamma mia. Infatti qua la vedo un pochino in uscita. Vediamo in quanto andrà a concludere sul traguardo in 1 oh, no, 1-9-2. Un ottimo tempo 1-9-2 comunque. per BMH. Considerando tutte le difficoltà del caso, sicuramente un altro Sì, tempo. ottimo tempo. Sai se Walter è riuscito a rientrare per caso l'ha scritto? Penso di Oh! sì, perché vedo l'Alfa Tauri Mamma in mia, pista, Franz quindi. che rischia di stamparsi al muro. Binomo. Cioè, infatti c'è una bandiera Giro più gialla. veloce, 1-9-0. Binum 9-0. Con gomma Step a un soft. secondo e 9 da lui. Ah, secondo me Step comunque aveva sbagliato il giro perché mi sembra troppo alto. Sì, è 1-11 praticamente. Sì, 1-11 dovrebbe essere, quindi deduco di sì che abbia sbagliato il giro. Sì, comunque c'è da dire che la gran parte di questi piloti è con il Sì, pad, sì. eh. Quindi davvero chapeau loro. Allora. Allora, quindi al momento abbiamo solo 7 tempi con migra addirittura con gomma media. Quindi non so se andrà a scegliere una strategia differente. Comunque adesso che penso, Step che ha soffiato tutto, che gara pioverà. Sì. Ma se piove a inizio gara, non ha molto senso scegliere di girare con la media Infatti. ora. Quindi non ho capito. Mamma mia, Step. Perché comunque partiranno sul Sì, segnato. infatti non ho capito la scelta di Franz di fare questo giro con gomma media. E addirittura rientra in Anche box. È riuscito di Adri nuovo con gomma media, sta riuscendo. terzo, a 6-10.000 bin. Comunque c'è da vedere appunto poi se effettivamente pioverà all'inizio o alla fine. Esatto. Perché se pioverà alla fine è tutta un'altra storia. Allora, intanto è lanciato anche Step, vediamo se riesce a migliorarsi. Molto vicino al muro, forse addirittura l'ha toccato. C'è anche l'altra McLaren, quella di Loris, al tornantino. Ci sono bandiere gialle ovunque, grazie sempre al Godmaster. Allora, abbiamo Step al tornantino, aggredisce molto il cordolo, vediamo, la dovrebbe aver ridisegnata bene. Anche qua un po' di sottosterzo per lui, è finito molto vicino alle barriere. Setup un po' strano, perché lo vedo come se
entrasse molto all'interno, non so, probabilmente anche lui soffrirà un po' di sottosterzo, molto vicino al muro dell'ultima curva, passa sul traguardo e abortisce. 1-11-2, si è peggiorato di 2 decimi rispetto al suo tempo precedente. Allora, quindi, mamma mia, queste audio buggati sono qualcosa di insentibile. Allora, sì, stavo seguendo anch'io Ayer, l'auto davanti, speriamo che non sia troppo di traccio per lui. Da comunque con le medie, o vedo male. No, l'auto con le medie, quindi riguarda a me o in pista col PD. Esatto, sono entrambi con gomma media, comunque una scelta cioè, abbastanza Lauda mi sa che deve rientrare al box. Sì, visto di flash, sì. Anche Walter Vaiano alla fine rientra in box, perché ha imballato il giro verso la fine. Comunque la scelta delle due Alfa potrebbe essere intelligente nel caso in cui non dovesse piovere in suo gara. Però perché se gli dà, noi non sappiamo però le condizioni meteo che ci saranno in gara, quindi boh. Però perché sì, questo è vero, però appunto se sono ovviamente ipotesi queste, perché se dovesse piovere all'inizio sarebbe un po' un problema appunto per coloro che hanno le sarebbe anche le peggio medie, sarebbe. Perché adesso sarebbe inutile, sì no, ma dico sarebbe anche inutile adesso girare con le medie. Se invece piove magari da metà gara in poi avrebbe più senso, perché con le medie puoi andare più a lungo e poi effettuare solo il pit stop per montare eventualmente le gomme intermedie, mentre con montando le soft magari devi fare 2 soft, quindi prendendo più tempo per montare le medie e poi per montare le intermedie. Quindi attenzione a queste scelte perché potrebbero essere fondamentali in gara. Franz mi sa che ha mollato, sai? Intanto c'è Norris che ha fatto la scena del porto dritta probabilmente per guadagnare tempo. Intanto Teo, saluto al nostro idolo locale delle folle TSTG Race che è in chat ed è pronto a salutarci e si dispiace per non essere presente questa sera. Tranquillo Gerace, ci dispiace anche a noi che purtroppo non corri, però cercheremo di non far pesare tanto la tua assenza, dai. Guarda, ti posso dire soltanto una cosa, purtroppo il tuo sostituto non è riuscito neanche a prendere parte alla gara, perché purtroppo Formula 1 non lo faceva entrare esatto. In Europa, quindi il tuo sedile rimarrà lì, purtroppo per DSP Alex, forse diciamo meglio per te che insomma rimane lì, nessuno ti tocca la tua macchina, ecco. C'è un fucsia di Loris, non so se è il solito bug della grafica, però seguirei il suo giro perché comunque è a 2 secondi e 4 dalla vetta. No, a me non mi ha dato il fucsia, mi ha dato che ha fatto il suo migliore intertempo. Ah, comunque Gerasi dice che praticamente hai il volante in assistenza. Ah, peccato. Ah, che volante Gerasi, se volete, dice così curiosità, perché comunque almeno sappiamo anche chi gioca col pad e chi no, perché ricordiamo che appunto non tutti sono con il pad, ma c'è una grande maggioranza a pad, perché se non sbaglio in Ad, Armix, Zonated, Franz, c'è comunque un Step, Loris, cioè perché quasi tutta la griglia è su pad. Sì, è da pad. L'unico per certo che so che è scodato di mamma mia, Zonated mi ha dato un tempo buggatissimo di 1 di 1 e 2 sul traguardo. Ma probabilmente avrà tagliato anche no mi è che ci sono i tempi buggati, mi sa forte. Perché infatti io me lo fa segnare 1.14.666. ah, ok, mamma comunque mia, adesso si sta rilanciando e fa fucsia al primo settore Zonated. Vai, il tornantino adesso aggredisce molto l'interno, Zarate che correttamente si sposta in un punto un po' sì no, comunque è stato correttamente, ma qui a Monaco ovviamente anche se si spostano e rimangono fuori traiettorie, essendo comunque molto stretta la pista, hai comunque quel vantaggio, quello vantaggio visivo, quel disturbo visivo che un po' ti toglie, ecco. Però chiaramente è anche impossibile sparire, soprattutto qua. Vediamo quindi Zonated molto al limite col muro. Taglio. E anche muro. Sì. No, il muro non va, forse va sfiorato più minimamente perché non ha danni all'auto. Infatti è rientra in box. Sì.
Allora, c'ha un Fanatec CSV 2.5 un bel po' avanti, non c'ha Jays. Che? Direi. Ma comunque strano che si rompano, perché i Fanatec comunque ne sento parecchi. Sì, ne sento parecchi anche io di Fanatec rompersi. Sì, è strano, mica fanno pagare due reni di volante per dice per poi farsi rispedire in assistenza due settimane dopo che li compri. Caspita. GG per Fanatec allora. Cavolo, sì, caspita. È un po' critica come cosa. Allora, intanto c'è Lauda che ci sta riprovando con gomma media qualificarsi, non capisco il perché si stia ostinando a usare questa mescola. Forse sa qualcosa che non sappiamo. Ah, spero per lui che sia così. Ma perché sennò veramente non me lo spiego. Sì, anche io, non lo so spiegare completamente. Allora, quindi io direi proprio di seguire quindi il suo giro, dato che è lanciato. Taglia stretto al giro invalidato per Lauda. Sto dicendo, mamma mia quanto ha sfiorato il muro. Sta attento a spingere così tanto su queste gomme, sì. Che si ritrova Zarate davanti. Vediamo se si rilancia direttamente vai box. Vabbè, intanto c'è Franz, sì, allora, che nel suo giro lanciato e si ritrova Zonated davanti. Sai cosa c'è da dire? Che non è molto vero, sta solo il 40% la Uta B1187. Mamma mia, che giro da parte di Dio. Ha fatto un bel girone. Ha fatto 18.0 nel primo settore, che è un intertempo in linea con i tempi della simulation di ieri sera. 33.0 nel secondo settore, anche qui è un pochino più lento rispetto alla simulation di ieri sera, ma neanche troppo. Abbiamo il terzo settore con un 17.5, comunque è un tempo, sì, anche questo dovrebbe essere abbastanza buono. Quindi l'aveva detto comunque nella scorsa gara che sarebbe stato bello caro. Sì, 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 è una pista che gli piace tanto Monaco a Bino. Esatto, quindi direi si vede che sta facendo tempi assurdi. Vabbè, intanto c'è Zonated che si è rilanciato. Ancora... tocca il muro Zonated, attenzione. Esatto. Attenzione, perché questo potrebbe essere un colpo di scena. Zonated spacca l'ala a curva 1. Sì, ha perso l'endplate di sinistra, sì. Zonated, quindi occhio. Ecco, endplate si chiama, esatto. Attenzione, perché potrebbe esserci il colpo di scena in Q2. Guarda, prima ti posso dire che Blues ha fatto 9-4 con l'ala in queste condizioni. Ok. Quindi vediamo. Tanto Loris è ancora in difficoltà, e anche Step rispettivamente a 2 secondi, sì. Secondi e 7 dalla vetta. In questa gara il 2 McLaren ha fatto un grande passo indietro rispetto alla gara di Spagna. Sì, sì, sì. Perché comunque ricordiamo che era riusciti a riportarsi un po' sotto, sì, sì. Ai primi, ma... Mamma mia, Zonated. Zonated è a un secondo di distacco. Franz davanti. Franz davanti. Vediamo. Non dovrebbe 8 l'ha dato l'importante di Zonated fa ampiamente. Vediamo. Okay, 5 decimi, eh. A me ancora non è arrivato il suo tempo. Probabilmente non so, c'è qualcosa di buggato nei tuoi tempi, perché a me è appena passato, cioè appena è praticamente la fine del primo settore. Sì, non vorrei che magari fatto... con il crash di Walter Baiana si sia buggata la lobby. E comunque Zonated è venuto ancora in 14esima posizione con 1.14.6. E vedo anche che ci sono dei piccoli lag mentre inquadro i piloti. Intanto comunque ringraziamo Noemi Fichera 3 per essersi followed al canale. Ciao Noemi e benvenuta nel TST F1 Racing. Grazie mille, benvenuta. Allora, Binom 186, cosa sta facendo Binom? Binom si sta divertendo. Binom pazzo sgravato, direi proprio. Caspita, cioè diciamo che a Monaco una delle cose che punti a fare, donate taglio di nuovo. Però comunque era nel giro alto. Allora, attualmente tutti i piloti sono, a parte Franz, sono tutti ai box, sono. Sì. E quindi Lauda è fuori, è soprattutto con famiglia di Bruno. Allora, potrà scegliere. Perfetto, adesso si è aggiornata
la classifica. Comunque vedo Armix che è un pochettino indietro questa volta, addirittura 1.10 e 2. Sì. Più di un secondo di distacco da Binom. Sì, comunque da dire che praticamente la gara, se saranno questi tempi, se la giocheranno in due. Praticamente sì. Perché gli altri sono molto staccati. Sì, sì, abbastanza. Cioè, 6 decimi Blues da Binom, ma gli altri... Ma se secondo me però Blues potrebbe ancora fare meglio, perché comunque ha fatto un giro e si è ritirato, quindi può essere che c'è ancora qualcosa da sparare per la Q3. Ma sai cos'è la cosa incredibile? Guarda con quanti giri di gomma ha fatto quel tempo Binom. Binom l'ha fatto con parecchi giri, per quanto vedo. Cioè, è un tempone così. Sì, infatti. Aspetta, qua a Monaco oltretutto è che c'è in... ho sentito una Ferrari, dovrebbe essere quella di Miki, vediamo. Sì, c'è Miki, arriva presto sul traguardo, rimane lì, sì. 2 secondi e 7 dopo di stacco, tipo per un 10/11 per un pochino arretrato purtroppo, e è andato appunto l'unico senza tempo. Allora io c'è che una moglie super buggata. Come? La Binom ci ha detto che la lobby è super buggata. Sì, e sto notando questo, te lo stavo per dire, guarda. Sai cosa farei? Io lascerei finire le qualifiche. Sì, e vai, rifacciamo prima dell'inizio della gara, griglia... esatto. Te lo stavo per suggerire, esatto. Mamma mia, mi leggi nel pensiero. Tu sì che sei un vero teammate. Mamma mia. Teammate. Un campionato insieme. Esatto, è servito a tanto un campionato allora insieme. Allora... quindi, allora, Walter Vaiana, Mattia Funrider, TC Perz, Migri e Lauda esclusi al momento dalla sessione. Ovviamente esclusi quindi dalla Q3, non potranno accedere in Q3. Ora, comunque c'è da dire una cosa, che rifacendo la lobby potrebbe cambiare di nuovo il meteo. Sì. Quindi, nel caso non dovesse piovere, allora la scelta di partire con le soft sarebbe, diciamo, azzeccata. Adesso, un secondo solo, ragazzi, mi assento giusto un secondo, che appunto comunica ai piloti come si svolgerà la sessione. Allora, quindi finiamo le qualifiche e poi facciamo la foto della griglia di partenza, così sì, ricreiamo al volo la lobby. Perfetto. Allora, ok. Questa sera vedo che ci sono più problemi del solito. Eh sì. Ma appunto la Codemaster è così, una sera va, una sera esatto, va, non si sa. Comunque Loris è riuscito a buttarla dentro. Sì, ho visto GG per Super Loris, che da vecchio volpone che è, riesce a piazzarsi in Q3. Super Loris che ormai è un veterano del nostro campionato. Esattamente. Allora, quindi dovrebbe non ancora il motore accendersi, non so di chi sinceramente. Allora, vediamo se è un motore Ferrari, in fondo escono anche le wheel. Ma io ti direi che sono bloccato nella schermata a tendere. Buono. C'ho Zonetti in pista, e Blues dietro di lui, Binom dietro di lui e anche Armix. Ottimo, quindi direi i 4 big praticamente della categoria professional. Sì, e tu pensi che mancano... in tutto questo sto trasmettendo un bellissimo schermo nero con la scritta attendere. Che bello. Praticamente c'è un ritardo penso di un minuto tra, più che altro nei tempi, che in quello che si vede. Ok, va bene. Perché quello che si penso sia così. Sì, sì, ok, va bene. Ai 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 ai. E mo che faccio io? Okay. Faccio radio cronaca. Fai radio cronaca tu, sia l'unica al sperando momento che si sblocchi, perché se non si sblocca potrebbe essere un problema. Ok, allora. Dunque, vediamo il po' che si andrà a lanciare, dovrebbe essere proprio Zonetti, quindi andiamo on board con lui, se riesci poi ad arrivare, vediamo. Lo spero, perché qua ho tutto bloccato io. Ok, allora Zonetti sta iniziando su giro adesso. Vi faccio appunto da radio. Sì, Cronaca. Buonanotte, da radio Cronaca. Allora, uno molto, molto bene. È arrivato molto al limite. Andiamo a vedere quelli che sarà, quello che sarà il suo primo settore.
Preciso tra curva 3, curva 4. Infatti, abortisce. Ha fatto un 18,9 nel primo settore. Ha sbagliato completamente il cambio di direzione. Blues in 18,2 al primo settore. Arriva dietro di lui Adri, che si sta solo. No, è nell'outlap, quindi un po' di confusione forse. C'è molto traffico in pista perché c'è Adri che appunto non si è ancora lanciato ed è in mezzo a coloro che sono già lanciati. Ok, io ti comunico che c'ho ancora la schermata nera. Ok. Allora. Vediamo allora. Io al limite appunto lasciamo finire la qualifica e poi rifacciamo la Eh lobby. sì, però qua io cosa devo trasmettere per 10 minuti? Lo so. Che facciamo una però purtroppo la qualifica breve non possiamo farla ovviamente perché non sarebbe corretto. È l'unica purtroppo ragazzi, ovvero lasciare finire le qualifiche poi ritornare. Prova a fare così, prova a uscire e rientrare alla peggio. Tanto sei già buggata. Sì. Quindi se sono ancora live. Buonasera cari amici, bentornati. Siamo al quinto appuntamento stagionale targato TSTF1 Racing, Gran Premio di Monaco. Un gran premio, lo sappiamo, atipico, un circuito cittadino, anzi il circuito cittadino per eccellenza. Qui è richiesto il più alto livello di downforce di tutto il mondiale. Ma andiamo insieme a scoprire i segreti delle curve che costituiscono questo percorso. Mai come a Monaco, la partenza rappresenta una delle situazioni principali che possono decidere l'andamento di un Gran Premio, perché come tutti sappiamo i punti di sorpasso sono pochissimi e tentare un sorpasso nel tracciato di Monaco è come sempre un azzardo. 265 sono i metri che dalla linea di partenza separano quello che è l'approccio a curva 1, Santa Devota. Curva 4, Casinò, che vedete alle mie spalle. È sicuramente il picco del tracciato, il punto più alto. Infatti, dopo curva 1 inizia la salita con curva 2 Bourivage che si fa pieno perché è considerato rettilineo. Curva 3 Massenet, curva 4 Casinò. Da qui si inizia a scendere e arriviamo nella parte più lenta del tracciato con il tornantino dell'Eus. Curva più lenta di tutto il mondiale, circa 50 km orari la sua percorrenza. Arriviamo alla chicane del Porto, si stacca forte, arriviamo a circa 290 km orari per affrontare anche qui circa 60 km orari, un sinistra-destra-sinistra, dove in uscita dal tunnel si può provare con una staccata profonda ad attaccare chi ci precede. Per completare il sorpasso bisogna ammettere che serve anche la collaborazione del pilota che ci è davanti per evitare il contatto. Dal 2019 sicuramente una curva degna di nota è la Rascasse. Leclerc ci ha fatto vedere un sorpasso bellissimo su Grosjean, un altro sorpasso che peccato per il contatto con la barriera all'interno, con la posteriore destra su Hülkenberg, perché altrimenti sarebbero state sicuramente due azioni da cineteca. Detto questo, ci sembra utile menzionarla, anche se qui, come detto in precedenza, per provare un attacco serve molta collaborazione del pilota che ci precede, perché ovviamente se il pilota da davanti a noi chiude la traiettoria, la frittata è fatta. Parliamo di strategie e vediamo cosa consiglia Pirelli. Le mescole selezionate per questo tracciato sono C5, C4 e C3. La strategia consigliata, dato il layout del circuito, è partire con mescola C5, fare uno stint molto breve per evitare undercut dei piloti che seguono e poi chiudere la gara con mescola media. Auguriamo come sempre ai piloti buona fortuna. Specialmente a Monaco, ne avranno parecchio bisogno. Auguriamo come sempre un buon divertimento a tutti quelli che ci seguono. Che vinca il migliore. TSTF1 Racing, overtake your limits. Ciao, se ti piace quello che facciamo e vuoi supportarci in una maniera concreta, puoi farlo andando sul nostro sito internet tstf1racing.com o tstf1racing.altravista.org. Puoi farlo tramite donazione PayPal, cliccando sul link come vedi nel video, digitando l'importo e poi semplicemente andando a fare il login sul tuo account. Altri metodi sono tramite gli acquisti, esempio Amazon. Clicchi sul link, dopodiché devi semplicemente cercare nella barra di ricerca l'articolo desiderato e metterlo nel carrello, concludendo l'acquisto. Altro sistema, eBay, che funziona esattamente come Amazon.
dopo aver cliccato sul link fai tutti i tuoi acquisti. Allo stesso modo, anche per Instant Gaming, si clicca sul link e si fa l'acquisto. Qui si possono trovare tanti giochi a prezzi vantaggiosi. Oppure, un altro sistema è, se ti piace ovviamente sostenerci e portare con te il nostro logo, il nostro nome, allora puoi andare sullo store che abbiamo appositamente creato, dove troverai una serie di indumenti targati PSP e Phono Racing personalizzabili nel numero e nella gamer tag. Troverai anche cover artistiche, accessori di vario genere che possono essere cuscini, salpiettoni da spiaggia, tazze, insomma chi più ne ha più ne metta, ce n'è davvero per tutti i gusti. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ok, bentornati ragazzi, siamo riusciti a risolvere, quindi potete vedere questi ultimi minuti di qualifiche con i primi 9 che hanno messo a segno un tempo. Al momento conducono le due Williams, con Nated che ha rifilato un decimo al suo compagno di squadra, poi in terza posizione al momento Adel che riesce, non so tu ma io ho visto un As distrutta praticamente prima della santa devota. Non mi sa che è Blues, perché penso sì, che è l'unico. L'avevo visto in contemano. Vediamo se limite della pista non mi dà nessun ritiro, però. No, ma mi sa che è proprio forse un bug perso. Visivo, Ah, ok, allora sì. Quindi ragazzi, per insomma, vi facciamo un attimino capire quello che sarà il programma adesso. Lasciamo finire le qualifiche così che almeno stiliamo la classifica corretta e poi rifaremo la lobby prima della gara, proprio per evitare bug, dato che anche da quanto ci dicono i piloti che sì, stanno attualmente correndo, la lobby è buggatissima. Esatto. Appunto, ci dispiace, ma purtroppo non è il nostro problema, ma di Codemaster che quest'anno ha dato un gioco che ha servito. Intanto Binom 1-8 e 8 pole position provvisoria per Binom, rifila 3 decimi a Zonated. Informissima Binom questa sera, signori. Mamma mia, l'aveva veramente detto che sarebbe stato on fire ed è così. È abbastanza on fire. Mamma mia. Vediamo. A questo punto manca solo Armix, sì, a fare il tempo. Infatti sono un bordo perché lui, potrebbe sono. Essere un altro colpo di scena. Sì, al momento dovrebbe essere nell'hot lap perché ha l'ersa a zero. Sì, ne avevo più a Armix. Siccome il pilota Ferrari passo abbastanza in difficoltà questa sera. Con l'audio che di gioco che si impalga. Ma è rimasto bloccato in seconda, non so perché. No, mi sa che lo sto facendo apposta per scaricare la carburante. Però devi stare attento ai piloti lanciati. Ma non ho capito. Così. Così sì. Prende la scorciatoia. Vediamo. Dietro Binum che lascia strada poco prima del tabaccaio. A Step dovrebbe essere. No, a Super. Sì, Step che sta per concludere il giro. Allora vi aggiorno io su quello che è il tempo di Step. Gli manca solo l'ultima curva. Sante del DRS arriva adesso sul traguardo in uno tempo alto, 1:10.4. Ok, sono. Arriva invece Loris adesso. 1:10.2, davanti Loris a Step. Vediamo se adesso si riusciranno a togliere in tempo prima dell'arrivo di Armix. Ah no, scherzavo, era davanti a loro, sì. Mi sono fatto, non lo so. 18.1 il primo settore per Armix. Comunque un settore molto buono, Era solo un decimino più lento dal best di Binum della sessione di prima. Comunque ha fatto 8.6. Sì. Quindi probabilmente ha ancora margine. Mamma mia, io vedo che ci sono dei lag. Aia. Armix a muro. Sì. Aia, allora. Cosa ti dice che partirà in tempo? Sì, anche secondo me. Mamma mia, sarà una gara abbastanza tosta per lui, perché salvo appunto colpi di scena, strategie particolari. Risalire qua sarà un peccato. Intanto seguiamo. Tanto Blues si piazza in quarta posizione. Ma è lanciato, si è rilanciato, solo che ha solo il 30% di Okay. Deve magari un attimino ridurre l'erogazione, portarla a zero nel tratto guidato, perché è quello più lento, insomma, perché sennò non riesce a concludere. 18.2 più decimo primo settore.
vediamo. Binum 1.86. Mamma mia, Binum. Avevo ancora quel margine di 2 decimi. 4 decimi rifilate sul compagno di squadra. Quindi stasera, ragazzi, Binum è davvero in forma. Ribadivo che ce l'ha detto l'altra volta che Monaco gli piaceva e tutto, ma sta davvero facendo una gran Blues, peccato. Ma l'ha perso in modo strano, l'ha perso, però, sai? No, ha toccato il muro interno, la barriera interna, sì. Capita spesso lì perché cerchi appunto di fare meno strada possibile. E ovviamente qui a Monaco quello rischio, no? Cercare di fare meno strada vediamo possibile o andare. C'è Sigattari che sta facendo il suo giro adesso. Vai, sì, oh. Dietro a Blues, mamma mia che razzo. Vediamo Adri, mi è morta la voce, vediamo Adri alla penultima curva, ultima curva adesso per lui, va a stringere molto molto preciso quell'ultimo settore Adri in 1.93, terza posizione per lui. Quindi pole position per Binum. Pole position per Binum, che quindi si prende la sua prima della stagione, dovrebbe essere. Quindi prima pole position, secondo, quindi prima fila Williams. Sì, prima fila, attenzione, Williams. Con Zonated. Sì, con Zonated che riesce a mettere appunto una buona qualifica dopo appunto aver fatto le prime con un po' di errori, qualche taglio curva di troppo, qualche eliminazione addirittura di troppo. E vediamo in grande difficoltà Armix al momento, che dovrebbe essere, se non sbaglio, addirittura il leader del campionato, che è in decima posizione senza alcun tempo. Quindi tosta per lui, davvero davvero tosta, perché comunque adesso dovremo rifare la lobby, ma in ogni caso partirà in decima posizione, quindi va bene. Intanto Teo, non allora, so se tu adesso hai già avvertito i pivoti. Sì, li ho già avvertiti, fai così, esci dalla esci pure dalla lobby, raccomando, io adesso faccio la foto alla perfetto griglia, sì, perché mi mancano giusto gli ultimi tre piloti e poi rinvitiamo tutti. Sì, perfetto. Allora, infatti pioggia subito c'era, sì. C'era subito pioggia. Quindi, peccato appunto, dovervi fare questa ubi perché sarebbe un stata una gara abbastanza interessante. Allora, no, purtroppo il gioco ci mette tanto del suo per ordinare le nostre gare. Spero tanto, guarda, che con allora F1 2021 VA facciamo proprio migliore per quanto riguarda il servizio multiplayer, perché è veramente una vergogna quello di questo gioco. Sì, assolutamente, assolutamente. Tanto Walter ha messo pronto, sì. Vabbè, non varrà, perché non varrà questa partenza, però no, chi è che è uscito? Qualcuno no, è abbandonato. Non uscite! Non possiamo poi più vedere la classifica. Spero solo che non sia uno di quelli che partiva in fondo, perché sennò sarà un po' un problema. Dovrebbe essere... chi è che è uscito? No, escono tutti. Vabbè, io per un CP9 avevo fatto le foto del Q2 e del Q1. Sì, del Q1 l'avevi fatto? No, cioè scusami, del Q2 e del Q3, ho sbagliato. Ah, ok. È a me il Q1 che serve per quello. Bene. Vai, tu intanto sì, stai rifacendo intanto la lobby. La lobby. Ok. Perfetto. Allora, se non erro, i due BXT erano gli ultimi. O sbaglio? No, non sbagli. Ok. Allora, aspetta che faccio la foto. Ok, a posto. Ciao, se ti piace quello che facciamo e vuoi supportarci, questi sono tempi pericolosi. Godzilla va in giro a fare del male, non sappiamo perché. C'è qualcosa che lo provoca che non vediamo qui. È la mia stessa opinione. I miti esistono. C'è stata una guerra. E loro sono gli ultimi rimasti. Chi si piega a chi? Kong non si piega a nessuno.
Ciao! Se ti piace quello che facciamo e vuoi supportarci in una maniera concreta, puoi farlo andando sul nostro sito internet tspfonoracing.com o tspfonoracing.altavista.org. Puoi farlo tramite donazione PayPal, cliccando sul link come vedi nel video, digitando l'importo e poi semplicemente andando a fare il login sul tuo account. Altri metodi sono tramite gli acquisti, esempio Amazon, clicchi sul link, dopodiché devi semplicemente cercare nella barra di ricerca l'articolo desiderato e metterlo nel carrello, concludendo l'acquisto. Altro sistema, eBay, che funziona esattamente come Amazon, dopo aver cliccato sul link fai tutti i tuoi acquisti. Allo stesso modo, anche per Instant Gaming, si clicca sul link e si fa l'acquisto, qui si possono trovare tanti giochi a prezzi vantaggiosi. Oppure un altro sistema è, se ti piace ovviamente sostenerci e portare con te il nostro logo, il nostro nome, allora puoi andare sullo store che abbiamo appositamente creato, dove troverai una serie di indumenti targati TSPF1 Racing personalizzabili nel numero e nella gamer tag. Troverai anche cover artistiche, accessori di vario genere che possono essere cuscini, salpiettoni da spiaggia, tazze, insomma chi più ne ha più ne metta, ce n'è davvero per tutti i gusti. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Di voi sentite Dog, poi gli altri due sono i Big T, che sono... Ok, allora ragazzi, stiamo adesso rifacendo la lobby, giusto qualche minuto, e possiamo poi partire. Allora, quindi, andiamo ad invitare tutti i piloti che comunque stanno rientrando molto veloci, bravi bravi, che appunto almeno ci semplificano tutto il processo di inviti, eccetera, eccetera. Ok, allora... Intanto ringraziamo... Flavietov e Spendov per essersi followati al canale. Ciao ragazzi, benvenuti in live. Benvenuti. Allora, io direi, siccome siamo a Monaco, terra di scommesse, mica scommesse, giochi, eccetera, eccetera, direi di lanciare una scommessa così a caso. Non si vince nulla perché non siamo a Monaco, però almeno noi non siamo proprietari di nulla a Monaco, però giusto così, per divertimento, scommettere quale sarà la griglia, il risultato finale, i primi tre. Io le facciamo anche noi se vuoi, Alex. Vuoi fare un pronostico? Così, appunto, per sì, un bel pronostico, ecco, detto in parole molto più semplici, un bel pronostico. Ok. Allora, guarda, appena facciamo la griglia di partenza te lo dico subito il mio pronostico. Ma già guarda, ti dico sicuro, allora. Binom vincitore questa sera. Beh, te lo posso dire anche io perché lo vedo abbastanza... Sì. Vedo questa sera... Prevedo una bella doppietta Williams questa sera. Sì, speriamo appunto che sia una gara bella tranquilla per loro. È messo sul meteo dinamico. Ovviamente. Giusto? Perfetto. Ok. Ah, c'era già Bixty Evolution. Vabbè, l'ho invitato due volte. Chi è che manca? Manca TDC Perez, se non erro. Sì. Quindi TDC Perez... Ok, Lauda c'è? Te lo dico subito. Sì, c'è. Ok, quindi ti dice Perz. Rivedo un attimino la classifica così ci togliamo il problema. E poi Loris c'è, Step c'è? Attenzione perché Super Loris dice: se riesco a finire una gara in Den pagherò una pizza da Alex Bora. Grazie Loris, aspetterò molto volentieri questa pizza. Guarda, magari ci gustiamo una pizza davanti un episodio di WandaVision, visto che tu sei un grandissimo fan Marvel. Perfetto. Allora, quindi... Allora, abbiamo tutti i piloti dentro. Allora, invita... Allora, manca... Sono 16. Vediamo chi manca, aspetta. Loris dovrebbe esserci adesso. No, mancano Loris e Step. Sì, mancano Super Loris e Step. Siamo in 17, giusto? Sì, esattamente. Binom scrive in chat: ammazza che gufata che mi avete tirato. Ma no, Binom, no, ti abbiamo visto bello carico stasera. Anche alla gara scorsa avevi detto che eri carico per Monaco. Quindi siamo fiduciosi che questa sera puoi vincere la gara.
Poi, se così non dovesse essere, da oggi in poi io e te diventeremo i nuovi Mazzoni e Cavelli. Esattamente, esattamente, perché a quanto pare siamo dei goofy incredibili. Ok, allora, Loris mi ha scritto in chat che ha accettato l'invito. Ok. Allora, Step c'è. Ok. Quindi manca solo Super Loris. Ok, non so, io l'ho invitato, non so perché, non... forse sta riavviando. Allora, intanto facciamo così, iniziamo a fare la griglia, okay, se vuoi. Allora, Binum in prima posizione. Allora, pole position per lui oggi. Allora, quindi... Yes. Ma guarda, Binum va a scegliere quel bel TST Alex Bova in prima posizione. Beh dai. Allora, aspetta, manca un altro pilota. Chi è che manca? Se, perché tu non ti sei ancora messo... Sì, io mi devo ancora mettere su assist, però non lo posso... Ah, Petricchi manca. Ah, okay. Petricchi. O sbaglio. No, manca Petricchi, ok. Pardon, Petricchi. Allora. Ok, invitiamo l'ultimo pilota. Si è spenta l'Xbox, okay, da sola. Bene. GG per Super Loris. A chi? Loris. Ah, Loris, ok. Penso proprio di sì, sì, sì. Prova, perché tanto tu sei lost, quindi dovresti riuscire. Ah, ok, allora fallo da lì e poi ti metti su, assisti. È Loris che adesso entreranno, suppongo. Sì, Petricchi dovrebbe già essere entrato perché vedo un pilota in più, quindi... Ah no, scherzavo, sei sì, sempre no, tu. Io sono... Allora, io l'ho invitato... Petricchi sta scrivendo, che dice? Ah, ok, devo rinvitare. Ok, allora. Perfetto. Ok, allora, ragazzi, adesso questione di minuti e poi... Esatto, possiamo partire, ragazzi. Purtroppo il gioco non ci aiuta mai, ci viene semplicemente, ecco, contro ogni gara. Sì, esatto, va a serate, però quando dobbiamo fare le gare noi è sempre così. Esatto. Perché... Allora... Ma poi soprattutto quindi... la sera ha sempre problemi sto gioco, magari... Probabilmente c'è tanta gente che ci gioca, quindi i server vanno così. Chiamarvi server forse è un complimento. Sì, esatto. Server a cazzo, insomma. Esatto. Allora, quindi, riesci a farle la griglia? Ma manca qualcuno, sempre manca. Sì, sì, ma li sistemiamo. Vabbè, dopo, no? Perché tanto fino a... Allora vai, Binum. Allora, il futuro vincitore di questa sera è in pole position, lo mettiamo. Rip. Ok, poi okay. Zonated. Zonated. Ok. Altri. Aspetta un attimo, secretari. Ok. Blues. Ok. Zarate. Ok. Franz. XX Franz. Ok. Poi Super Loris. È entrato? Che non c'è al momento, quindi metti, vediamo, aspetta che te lo dicono. Beh, lo rinvito, aspetta, eh. Non è che tanto sì, è arrivato, lo rinvito a Step, invitavo. Però okay, ok, dopo, quindi dopo Loris c'è Step. Okay. Ok, dopo Step c'è VST the Dog. Ok, dopo VST the Dog Armix. Ok, Walter Baiana. Ok. Mattia. Messo. Ok, è entrato Loris. TDC Perez. Aspetta, Loris che posizione okay. È? Quindi... Loris è settimo. Ok. Al limite fai scalare tutti di uno. Ok, perfetto. Quindi... Dopo Mattia F1 Rider, che chi c'è? E dopo Mattia c'è... TDC Perez. Ok, io provo a rinvitare, Petricchi, scusami. Sì, sì, vai, vai tranquillo. Dopo TDC Perez c'è Mikri. Ok, dopo Mikri c'è IRL Lauda. Ok,
No, aspetta, Lauda è quindicesimo, giusto? Sì. Ok, perfetto. Poi c'è Petricchi. Ma manca ancora Petricchi. Ancora? Poi BX e i due BX, prima Mkhitaly e poi Evolution. Ok. Quindi aspettiamo solo Petricchi. Ok. Esattamente. Allora. Chiedo se c'è. Ok. The Dog dice che era nono. Nono. Sì, è ah, nono. Ok, no, scusa, l'ho sbagliato io, ragazzi. Chiedo scusa, The Dog. Sì, sì, è dopo Step. Ok, perfetto. Ok, dovrebbe essere entrato anche Petricchi. Sì, è entrato. Poi è in 16esima posizione e poi ci sono i due Big Steel. Ok, perfetto, quindi siamo pronti. Conferma cambiamenti. Vai, siamo... Vai su assistere. Assisti, scusami. Ok, assistere. Perfetto, possiamo partire. Via. Vai. Allora, scrive piloti. Segretario era terzo? Ah sì, terzo è segretario. Sì, sì. Binnum, Zonetti, Adri, Blues, Zarate. No, fermati, Anzi, fermati. Super Loris, Aspetta, aspetta. Vedimi un attimo da... Segretario era terzo, giusto? Sì, sì. Blues. Ok, Blues, Zarate, Franz. Zarate. Chris. Royce, Step, The Dog, Armix, Barter Baiana, Mattia, TDC Perez, Mikri, Lauda, Petricchi, Mkhitaryan, Evolution e basta, giusto? Basta, a posto, sì sì, vai vai. Quindi 15 secondi ragazzi, ci dovremmo essere, tolto le qualifiche, sì, ma distanza gara 50%. Ah, il danno veicolo se riesce a cambiarlo al volo, è su ridotto, è su ridotto. Ok. Ma che vabbè, cavolo. Beh, almeno possono stare un po' più tranquilli. Allora, ok. Esatto, ricordiamo ai piloti di sistemarsi l'assetto, perché ovviamente rifacendo la lobby devono reimpostarlo, e se non lo reimpostate qui a Monaco potrebbe essere un bel problema. Ok, allora. Manchi solo tu. Ok. Ok. Ma sono tutti in caricamento di nuovo. Ok, ok, ci siamo. No, mi sa che forse c'è un piccolo problema. Del tipo? quindi mi sa che dobbiamo rifare di nuovo la lobby? Mi sa di sì, forse. E infatti, mi dai in griglia di partenza. Oh no, forse ti basta che ti ritiri e poi metti, tanto puoi vedere, poi puoi fare da spettatore, no? Sì, però non so se poi si bugga. No, ritiro no, col ritiro no, solo se esci teoricamente. Ok, ma posso... No, non premere pronto, aspetta che lo faccia. Sì, fai, ritirati subito e via. Ok. Ok. Petricchi ha messo pronto prima. Ok. Sì. Ok, dovrebbe esserci. Ok, tu adesso appena puoi ritirati e via. A meno che tu voglia correre. Beh, comunque il meteo devo dire che gli è andata bene, eh. Come mai? Non hai l'opzione tipo ritirati? Allora aspetta di partire, cioè tanto sei l'ultimo. Ah, si sono toccati.
toccati nel giro di formazione, quindi tre squalifiche. Pure Franz, oh mamma mia, è quasi pagata la lobby, un miracolo. No, ma quanti ne sta spendendo? Madonna mia. Ma sono tutti contati o... Vabbè, comunque. Allora, adesso lasciamo finire il giro di... Sì, anche se penso che... Suppongo che se non si è mancato adesso è un miracolo, perché ci sono 47.000 squalifiche dovute a contatti. Ok, allora, comunque, arriviamo adesso sull'ultima curva, quindi i piloti si stanno per stirare sulla griglia. Appunto, ragazzi, ci dispiace se questa sera ci sono, cioè, più di qualche inconveniente, ma purtroppo quando bisogna fare così le cose di fretta, sempre dovute ai bug Codemaster, succede questo, quindi appunto adesso vediamo di recuperare, ecco. Allora, i piloti si stanno schierando sulla griglia, mancano solo, solo tu, Alex, forse? Ok, vai. Attenzione. Allora, quindi i piloti... Ah, si stanno accendendo i semafori. Io faccio sempre la mia bella radiocronaca da lì davanti. I Binum partono le vetture con... Adri trasparente, non so perché, all'interno di Buzz, e i due erano molto affiancati. Sono affiancati. Adri ancora, spinto da Buzz. Sono trasparente. C'è Bino che è trasparente. Anche Buzz. Dietro una Renault. Una di Zarate ha tirato un controsterzo pazzesco. Ha avuto una. Un contatto. Probabilmente ha preso la connessione. Dietro, quanti contatti con... Ma cosa sto vedendo? Ho visto una Renault sopra la Mercedes. Sì, c'è una Mercedes che... No, ragazzi, io sto vedendo cose scioccanti, sto vedendo. Cioè, io ho visto Adri che praticamente, letteralmente, se... Cioè... Ha spostato di forza. Sì, sì, proprio, ha spostato di forza, cioè proprio saltandogli sotto... Ferma la chicane, probabilmente autore di qualche contatto, si sì, ha perso addirittura infatti un flap. Ma quindi il danno è su completo a questo punto, perché... Guarda, ti direi che non ne ho completamente idea di quello che sta succedendo questa sera. Però guarda, è già un miracolo se stiamo correndo. Esatto. Tanto in penalità per Perez e per accelerazione della versione di box, forse per tutti e due, sì. Allora, ora intanto con Zoetic che sta seguendo a ruota, Blues viene dato a 1.16, 1 minuto e 16 di distanza. No, io Blues lo vedo che attualmente è a 3 decimi. A me dà un più 1 minuto e 16, probabilmente sai cos'è? Lo stesso bug della gara. Ecco, si è abbandonato. Quindi... Mamma mia, che così... Sì, perché dopo quello che avevamo visto poco fa era abbastanza... Stava lancando tantissimo. Eh sì. Infatti Adrian stava lancando tantissimo. Facendo molta fatica comunque i piloti, che altro Zonate, perché Binum se ne sta andando pian piano, mentre Blues, ok, adesso si è aggiornato bene all'istacco, Blues è incollato a Zonate, aspetta, c'è bandiera gialla, non ho capito bene perché, c'è Mixed Evolution forse, che era un po' lento dopo la chicane del porto. Comunque noto che Super Lois ha fatto un'ottima partenza e si è risalito in quinta posizione, grande partenza per Lois. Sì. Assolutamente. C'è stato Walter Baiana che ha guadagnato... Allora guarda, aspetterei che stabilizzino i distacchi e le posizioni, perché mi sembra tutto abbastanza confuso, buggato, quindi aspettiamo un attimino che si stabilizzino i distacchi. Comunque mi pare che Walter Baiana abbia addirittura guadagnato 4 posizioni, mentre Bixty Mkhitaryan e Bixty Evolution 6, rispettivamente tutti e due 6, probabilmente per i contatti di... Esatto. Intanto Zonetti si è avvicinato un po' di più a Bim. Sì, sì.
sono i primi tre che stanno andando via insieme, quindi potrebbe essere un po' come la gara di ieri sera, dove c'erano tre piloti, ovvero io, Alemain e Shazu, Crisito, tutti e tre attaccati praticamente a fare tutta la gara così, è sicuro che non è facile, quindi una difficoltà in più. Luz, cosa ha controllato? Mamma mia. Cosa ha controllato Luz? L'avevo visto più nel muro che in pista, ma mamma mia, ma lo dai. Intanto Adri è rientrato, Adri. Ma non si può nella durante la gara, l'ho scritto prima, probabilmente non ha letto. Con appunto Franz che ha il muso danneggiato. Non so, probabilmente ha avuto qualche contatto con qualche altro pilota. Sì, probabile. Abbiamo visto. Intanto adesso sembrano essersi equidistanziati, non so se esiste questa parola, però i primi tre, perché abbiamo... Vabbè, ma che vada, contattiamo la Tusca, non ti preoccupare. Sì, esatto, aggiungiamo una parola al vocabolario. Bella questa inquadratura che ci stanno fornendo, non so se la stai vedendo anche tu da Binum. Praticamente dell'ala posteriore sotto si vede il Zonated che segue a ruota. Sì, sì, ho visto poco fa l'inquadratura tipo... che ha mostrato praticamente sulla macchina di Zonated. Sì, suggestiva, devo sì, dire. Abbastanza intanto suggestiva. Con, Binum, Blues che sembra molto più vicino a Zonated, soprattutto molto più sicuro. Intanto prima penalità subito per Walter Vaiana, 5 secondi. Zonated, errore alle scivole, no, alle piscine, scusate. Sì, un po' in difficoltà Zonated. Sì, buonanotte. Con, sì, davvero sta facendo parecchie difficoltà. Intanto anche penalità per Nikitalia, anche lui 3 secondi di penalità. Sì, nonostante sia Monaco che dite è impossibile tagliare, non lo è, perché in curva 1 e dopo il ponte comunque c'è, è abbastanza facile tagliare. Comunque Super Lois con gomma media tiene il passo di Zara, attenzione Super Lois, sì. Sta facendo una bella gara. E altre due cose da notare sono la partenza di Arnix che ha guadagnato 2 posizioni, sì. È vero, perché la classifica si sta aggiornando, sì, sta aggiornando adesso. Secondi. Adesso vedo. No, te l'ho detto. Guarda, il bug dell'altra volta in pari. Sì. C'è Blues che viene dato come doppiato. Sì, esatto. È trasparente, ma in realtà si possono toccare, quindi devono stare molto ma molto attenti i piloti. Perché nonostante sia trasparente, appunto, c'è la possibilità di toccarsi. Ok, si era aggiornata. Sì, adesso Blues è tornato. Zarate! Fermo la Shigando, prendete anche lui, vittima del conto interno, si è ritirata però. Rauda si è ritirato? Ritiro addirittura. Il ritiro per Rauda, incredibile. Rettilineo? Ha sbattuto sul rettilineo Lauda. Vedo. E safety car in pista? Sì. Mamma mia, meno male che c'è il danno ridotto. Ma non so. Si rischia di tamponare la safety car. Sì. Sì. Mamma mia, ma non so cosa stia succedendo sinceramente, perché comunque a prescindere da tutto mi pare strano, sì, un incidente. Intanto altra penalità. Io non vorrei che con l'uscita e il rientro di Adi si sia buggata la lobby. Speriamo di no. Non so adesso se stia guidando comunque Adri, vado a vedere. Forse sì, vediamo, perché è rientrato per montare gomma dura. È rientrato Adi. Allora, sì, ti però lo vedo sempre andare un pochettino a scatti Adri. Intanto ci dicono che Monaco è sempre buggata, quindi probabilmente sarà come suo assetto corsa, mi pare Zolder che era perennemente buggata, probabilmente ci sono piste che sono più buggate di altre. È riscomparso Blues, è riscomparso. Adesso tornerà su fra qualche istante. Vedi se magari nel chattino della live, come si dice, il Lauda magari scrive il motivo del contatto, perché è stato veramente strano. Ma veramente strano. Allora, intanto a me addirittura viene segnalato Lawrence terzo. Attenzione, perché Franz si trova in quinta posizione con Gommen Hard. Cioè lui praticamente ha già fatto la sosta, quindi penso che non si debba più fermare. O sbaglio? Lui può. Sì, lui praticamente, sì, attenzione, perché ha un grandissimo vantaggio Franz. Sì, adesso guarda, è un
po' difficile da portare forse fino in fondo la dura, perché la media mi pare che duri 25 giri. Però considera anche che ci sono 32... questi giri di safety che lui praticamente sta risparmiando gomma. Sì, sì. Quindi vediamo, speriamo per lui, insomma, che riesca ad arrivare senza problemi in fondo. Perché comunque è un grande, grande jolly. Addirittura c'è TDC Perez che ha fatto 3 soste. Incredibile, TDC Perez. Mattia 2. Intanto ringraziamo Fresh Campa e Sorpresa per essersi followati al canale. Ciao ragazzi e benvenuti in live. Grazie mille, benvenuti. E insomma, siamo nel bel mezzo di quello che è. Usavate 5 secondi di penalità, ignora bandiera gialla. Incredibile. Sì, è strana come penalità, probabilmente gli verrà magari tolta. Sì, ok, Blues. L'importante è che faccia. È ricomparso. Ok, allora. Quindi abbiamo al momento in terza posizione, ragazzi, se ogni tanto lo vedete scendere il 17esimo è perché appunto è buggata la lobby, come sempre. Il problema è che in terza posizione ha quasi 20 secondi da Zone United. Sì, è vero, a me lo dà addirittura un giro. Ah, bene. Quindi fai conto. Sì, è poi incredibile perché me lo dà in terzo giro, poi mi dà... con Mike, sì, si saranno toccati sotto safety car. Ma sono lontanissimi, cioè c'è una macchina di mezzo. Non so che dirti, Teo. Petricchi effettivamente non ha l'ala. Anzi, l'ha persa di nuovo adesso, ha toccato di nuovo il muro. Step ci scrive che Petricchi lagga. Ragazzi, questa sera purtroppo. Questa sera purtroppo non va. Va così. Cioè, appunto sì, non è che non va, che non è che va così, non va. Allora, Petricchi sta laggando tantissimo, ma davvero tantissimo. Sì, forse gli si dovrebbe comunicare di uscire dalla live. Sì, dalla lobby. Sai cosa, però ho paura che uscendo paghi ancora di più. Allora. Intanto, quindi, per quanto riguarda la situazione soste, abbiamo anche Armix, attenzione, sì, che Armix era quello un pochino messo peggio. Allora, ti dirò, Franz, Walter Vaiana, Armix e Step sono tutti con Zarate. Gomma 2, no? Zaratek su gomma media, Zaratek. Ah, scusami, sì, stavo guardando le soste. Mikri invece non ha fatto la sosta, infatti è ancora con la gomma sotto. Anche Sigrettati è rientrato con gomma 2. The Dog anche, Nikitarian pure, Loris. Evolution con la media, Matti F1 e Fantasma, me lo da con Hard, Perez con media, Petricchi con Hard. Allora, Loris si dovrà fermare perché non ha ancora fatto. I primi quattro ragazzi sono senza sosta. Con i primi quattro intendiamo Binum, FCL Zonetti, neanche Blues. E Super Loris ovviamente anche TMH Blues che è terzo. Viene dato un giro ma effettivamente. Ok, la safety car diventa questo tanto giro. Ma dimmi una cosa, Teo, tu che sei più esperto di me. Quanti giri dura la soft? Allora, la soft più o meno quando inizi la gara ti dà come finestra ottimale di pit stop il giro 13. Ma dall'ottavo barra nono giro in poi perdi davvero tantissimo perché è un decadimento importante. Quindi penso che duri più o meno sugli 8, 9, 10 giri massimo se muovo. Ma quello non. Ok, la gara riparte. Intanto la gara riparte. E allora sì, intanto qua mi sa che Franz e tutti i piloti con la media. Ok, Franz come ho detto ha preso penalità. Si sono giocati un bel gioco, si sono giocati. Assolutamente, perché. Guarda, se dovesse uscire un'altra safety potrebbero anche tranquillamente rimanere, sì, cioè non dover rientrare. Assolutamente no. Perché a Monaco l'importante alla fine è solamente rimanere davanti. Esatto, gestire la gomma. Quindi esatto, anche se hai una gomma più lenta puoi tranquillamente comandare e stare infatti davanti. Ma anche se vedi gli ultimi GP di Formula 1 è successo quasi questo, vetture con gomma decisamente più lenta hanno tenuto dietro quelli che andavano più forte, quindi. Esattamente. Quindi allora, intanto sto seguendo Franz che è incollatissimo a Loris. Sì. Armix, tempo, questo non ci voleva lui. Intanto sì, veramente Franz sta seguendo a ruota Loris, anche se appunto è molto molto difficile seguire qui a ruota qualcuno, perché chiaramente anche avere il tempo magari di spostarsi nel caso di quello davanti facesse un errore non c'è, non è neanche lo spazio, esatto, per farlo. Quindi ovviamente qua è sempre un rischio.
Vediamo per quanto riguarda invece il resto del gruppo. Abbiamo un bel terzo. Sì, sì. Formato, capitanato da Walter Magnani. Penalità anche per secondi. Stanno prendendo in tanti penalità, eh? Sì. C'è il dietro, dicevo, il terzetto. Duso si è ribuggato. Ah sì, è riscivolato in fondo. C'è dietro, guarda, il terzetto tra Armix, Walter Magnani e Titi Zarate, che sono incollati l'uno all'altro. Al momento Armix mi sembra avere molto più passo di Baiana. Comunque è sempre stato così dall'inizio della stagione, ma in questo particolare momento mi sembra averne di più. Infatti usa tutto l'ERS, vuole togliersi di mezzo Walter, si sposta all'esterno, se tira la staccata all'esterno, guarda. No, infatti deve abortire. Sì, esatto. Però attenzione perché va a fianca. Mamma mia. Guarda, lo capisco perfettamente, perché ieri sera ho fatto tutta la gara così. È una situazione abbastanza difficile, perché sai di essere più veloce, puoi togliertelo di mezzo, puoi fare anche quell'attacco un po' pazzo magari, perché appunto non vuoi altro che avere strada libera, ecco. Però devi aspettare, perché purtroppo fare un attacco sbagliato qua si Sonete del box la gara, magari. Qua perdeva tantissimo, montare, però sì. Qua usciva ultimo probabile. Eh sì. Attenzione perché Zonite è proprio fermo, non esce ancora. Ok, esce adesso. Pit stop abbastanza lento per Zonite. Ma mi pare strano, forse ha avuto qualche problema nel rilascio della frizione. Sì, probabile. Perché non mi pare che avesse qualche penalità, adesso vado a vedere. Vediamo. No, Zonite mi sembra pulito, non aveva tipo 5 secondi da sfruttare, quindi mi pare strano. Mamma mia, però quanto ha perso Zona United, si ritrova praticamente all'ultima posizione. Attenzione, sì, perché questa volta comunque Armix è abbastanza vicino a Walter Baiana. Andiamo a seguirlo allora. Lungo Walter. Arrivo a seguirli. Affiancati, un punto molto pericoloso, infatti Armix lascia ancora il piede, alza il piede, intanto voi sentite dopo. 3 secondi di penalità, lui che comunque nelle prime gare è stato proprio bravo in termini di penalità, è riuscito insieme al suo compagno Jay Reyes a non prenderne molte, ma Armix ha toccato il muro, Armix per fortuna non dovrebbe aver avuto problemi. Intanto vedo Blues teletrasportarsi in fondo. Blues, infatti è tornato di nuovo in 17esima Blues posizione. Blues adesso lo vedo in 17esima posizione, però no, è il box, no, non si capisce niente di quello che sta succedendo adesso. Sì, ma ho visto l'assi in retro. Sì, anche io l'ho visto in retromarcia. Ok, intanto dietro c'è Zonated, che infatti si vuole liberare subito di Mixed Emotion. Prova l'attacco all'interno, staccatona di Zonated che passa Zonated, quindi si è tolto subito un grande problema di mezzo. Esatto. Perché hanno due passi completamente diversi. Adesso dovrebbe avere più o meno 9 secondi di delta da Perez. Comunque voi si sta tenendo perfettamente il passo di Binom. Super Loris sì, sta tenendo il passo di Binom. O che Binom è in difficoltà magari a qualche ma però considera che siamo al 12° giro con la bomba soft, quindi magari. Ah, Loris ha la messa. Mamma mia! Intanto ovviamente è box Binom. Infatti Binom rientra. Infatti purtroppo la soft, appunto, come dicevo prima, ha un degrado importante, è non tanto istantaneo, è progressivo, ma ogni giro perdi più di un decimo, perdi 3, 4, 5 decimi ogni giro, quindi sicuramente è per questo che ha deciso di rientrare, per quello che soprattutto Loris riusciva a tenere il suo passo. Quindi Loris che si ritrova così dal nulla a condurre la gara. Esatto, intanto Binom esce in decima posizione. Più avanti del suo compagno di squadra, che mette a segno proprio adesso un giro veloce, un 12-800. Sì, dicevo comunque che Binom è riuscito a uscire 3 posizioni avanti sì, del suo compagno di scuderia. Forse è appittato un po' troppo presto su United. Eh sì, nonostante fossero molto vicini. Ah no, sai cosa? Sai perché? Perché Zonetti ha avuto quel problema al box. Sì. Che l'ha tenuto fermo del Armix! Ci prova, ma abbastanza Armix lontano ancora, sì. Sì. E per farti capire quanto effettivamente sia attenzione, perché comunque ci allora attualmente potrebbe giocarsi la vittoria incredibilmente Steppino e Adi, perché sono gli unici senza penalità al momento. Sì, normalmente sì, però devono arrivare
sì, possono arrivare fino in fondo. Devono essere molto molto sì. bravi comunque a gestire la troppa, cosa che non è facile. Assolutamente no. Perché Franz, Walter Baiana, Armix e Zara ti hanno penalità. C'è Zonetti dietro che sta impazzendo con i piloti più lenti. Questo purtroppo sta pagando lo scotto di trovarsi nel traffico a Monaco. Sì, guarda, due sono rientrati, quasi tampona Mix. Mamma mia che rischio. Perché Mick Italia ha praticamente avuto un tanto sovrasterzo in curva 1 e quando è finito dall'altra parte della pista sta per ritornare di nuovo a sinistra andando a colpire Zonetti. Oh, Mix rischia di perdere la macchina in uscita. Gonzalo è vicinissimo. Attacco su Armix. Deve stare attento qui. Armix e spacca. Tagliano la chicane tutti e due. Sì, però Zara ti ha spaccato il flappo, quindi adesso deve rientrare il box. A meno che non sia tanto. No, gli manca Ventretti, gli manca proprio. Gli manca Ventretti di sinistra a Zara. La vedo dura che possa continuare a Monaco con questa va così. Di nuovo lungo Zara. Oh, attenzione, Armix e box! Non serve che avesse il danno. E invece cambiano l'ala, attenzione. Ma era intero. Sì, l'avevo davanti anche io. Ah, peccato per Armix. Bino 1-12 e 4. Passa tagliando il giro più veloce. Sì. C'è un'altra auto adesso in mezzo a Zonetti e Binum che è quella di WST The Dog. Sì. Comunque ha perso tantissimo Zonetti. Ha perso 6-7 sì, secondi sì. dal suo compagno. Ha perso tanto. Oh, incredibile, Franz perde l'end plate di destra. Peccato, gara un po' compromessa forse per lui adesso. Sì, perché è un danno abbastanza importante questo dell'end plate, non è un danno leggero. Vediamo che cosa riesce a fare. Beh, comunque penso che il danno a sto punto sia il suo completo perché... Step, penalità di 3 secondi. Questo non ci voleva per lui perché era... parte Adri. Sì, Adri è pulito. Anzi, vado a vedere quanti avvisi ha. Sì, sì. Allora, no, che caspita sto invitando, aspetta. Allora, andiamo a vedere Adri. Tre avvertenze nel primo giro. Non so cosa voglia dire, sinceramente, è un solo avviso. Zara deve entrare in box. Non so cosa caspita. Quindi Zanetti che aveva già fatto la sosta giustamente per sostituire l'ala sì. che anche lui aveva perso l'end plate di sinistra. Intanto c'è Sticattati che è vicinissimo a Step. Allora abbiamo quindi Loris Mix altri 3 secondi di penalità. Ah, è di gara difficile per lui. Sì, abbastanza. Comunque dietro a Zanetti, dalla posizione a 12 secondi da lui. Guarda, no, Loris, anche lui, penalità di 3 secondi, peccato. Pure lui. Intanto vedo Luz fermo. Luz fermo sul rettilineo di partenza. No, non è fermo. Era fermo, ma... Adesso sì, vedo che Luz mi sa che ha problemi di connessioni. Sì, di nuovo il retromarcia in pit lane. Io addirittura vedo che gli manca, che è appena uscito dal box e gli manca un flap. Sì. Ma qualcuno, sai cosa? Ho paura che abbia sbattuto contro il muro all'interno della pit lane. Ah, ok. Uscita, scusami. Tanto saluto Alessandro, tutto bene, insomma, siamo qui a goderci questa gara, Alessandro da Ciattino. Allora, Binum intanto è risalito in sesta posizione ed è alle spalle di Sicchettati. Intanto di nuovo penalità per Pizzi di Italia. Sì. Intanto Lauda ha ritirato. Sì, Lauda si è ritirato. Infatti uscì dalla safety car per lui. Ah, ok. Ah, vero, sì, scusami, pardon. Mamma mia, c'è Sticchettati che sta impazzendo a stare dietro a Step. E come sta impazzendo, penso, Zonetti, o comunque impazzirà a breve a stare dietro Mattia. Sì. Adesso voglio vedere un attimino... Però Mattia lo vedo fantasma, lo vedo. Anch'io. Vediamo adesso Sticchettati. Mamma mia, Sticchettati. Lo vedo la ghicchiare un pochettino e sembra che abbia la macchina impazzita. Sì. Sta attaccando adesso Step. Sì. Gli è impegnato. Anche questo per lui è abbastanza difficile comunque perché... Vediamo se prova un attacco alla Leclerc qua. Decide di rimandare È un po' complicato fare un attacco alla Leclerc qua. Sì.
Perché un conto si finisce come con Grogu, sì. Un conto si finisce come con Luke. Esatto. Intanto Aldri col DRS aperto uscì a Step. Deve anche qua desistere. Eh sì, perché Step dio delle staccatone da paura a Step. Incredibile. C'è tanto quindi Arbix che si è liberato di del... Chi che era davanti a lui? Era Zarate? Sì. Si è liberato di Zarate. Tanto Arbix è giro più veloce. Ma questa è comunque buona da parte sua, perché comunque vuol dire che il passo ce l'ha, ecco. Quindi è solo un attimino in difficoltà. Sì, sì. Allora quindi, allora, cioè al momento l'unica lotta che c'è proprio nel vivo è proprio quella tra... Sì, sì, attenzione perché Adi attualmente è vicinissimo, ma Step... Mamma mia! Non si capisce niente, devo giù, guarda, perché lagga... no, perché purtroppo Adri lagga... Sì. Incrocia! Mamma mia, arrivano affiancati, il tabaccaio! Mi sa che qua è partito un pezzo di ala qua, di qualcuno. Guarda, mi pare di no. Ah, ok, perfetto. No? Ma che sorpasso comunque sì. Da parte di... Di cattiveria, di prepotenza. Perché... Sì, di Step, scusami, di Adri, perché è un punto difficilissimo per sorpassare. Ma veramente difficile. Ma attenzione perché adesso per Binomo si fa un po' dura, si fa. Perché abbiamo visto le difficoltà di Adri a cercare di superare Step, quindi... Spero per Binomo che riesca a superarlo. Sì. Per esempio già Adri ha dato 7 decimi. Sì, sì. E c'è anche Zanetti da punto adesso che si sta facendo sotto oltretutto al suo compagno di scuderia. Ma tu pensi che Binom con queste gomme riesca ad arrivare a fine gara? Binom ha una media montata da 6 giri, sì. No. Da 6 giri, sì, no. Da 6 giri sì, volendo sì, perché al 13° giro ce la fai tranquillamente a finire la gara. Ok. Altra penalità per l'Italia, sta venendo da penalità. Adesso vi dico di preciso quanto è. Qui non abbiamo un pochettino lungo. Safety car. Attenzione perché qua. Safety car per... Vediamo se Super Lois è intelligente e rientra in box così si sdoppia. Sì, bravo Lois, rientra in box. Sì, vai Lois, hai box. Grant primo. Cioè attenzione, non ho capito perché safety car. Neanche io l'ho capito. Vediamo, Binom e Step stanno per sopraggiungere. Anche Step diventa il box. Non capisco questa safety car. Sinceramente ho visto una Renault tamponare la safety car. Spero di aver visto male. No! Franz squalificato, no. Incredibile, in bandiera gialla. No, non ci posso credere. Squalificato, sì, diretto. Ha squalificato Franz. Oh mamma mia. E incredibilmente Secret Adi si trova in prima posizione senza penalità. E ti dirò di più, un altro colpo di scena, quello di Bixby, Mick Italia, che ha colpito la safety car. Attenzione perché c'è una Renault senz'ala e forse quella di... Sì, lui. Mick Italia. E gli manca tutta l'ala, sì. Gli manca, quindi forse la safety car è stata causata da lui. Ma sai, no, non è stata causata da lui. Praticamente ha colpito la safety car. Ah, ok. Mkhitaryan ha colpito la safety car, non so. Ho visto che perché la safety car si era accostata per far passare tutti. Probabilmente c'è stato Mkhitaryan muro rompe tutto. Incredibile. E questo mi sa che prolungherà ancora la safety. Eh sì, ma perché ha provato a fare la curva come se avesse l'ala, ma purtroppo non era così. Infatti. Non avendo l'ala qui. Adesso voglio chiedere un attimino a Franz che è nel gruppo che cosa sia successo. Perché, ok, ignora bandiera gialla, però probabilmente ci sarà stato qualche botto di mezzo a creare casino. Allora, situazione gomme. Vediamo che Adri ha la hard montata subito alla sua prima sosta. Binom ha gomma media. Ma TF1 Rider c'ha anche lui se non sbaglio. Gomma dura. Quindi voglio un attimo andare a controllare le gomme. Allora, Sicatelli c'ha questa. Ha fatto 15 giri su questa media, cioè su questa hard, mentre Dino ha fatto 8 giri sulla media, Mattia 15 sulla dura, Zonated 10 giri sulla gomma media. Mentre Super Royce dovrebbe essere quello più tranquillo. Ha fatto un giro con la gomma hard.
ragazzi, ma comunque c'è da dire che, a parte che io Blues non ho capito in che posizione. No, neanche io l'ho capito, per adesso sono in 16ª posizione. Perché purtroppo è buggato. Sì. E in più Mattia anche, non capisco perché è trasparente. Quindi ribadisco, o è lo stesso bug che abbiamo avuto con la simulation di parente, è probabile. È lì, nel senso che è fisicamente lì e che gli altri possono addirittura toccarlo nonostante sia trasparente, o non so. Comunque alla fine si è ribaltata la situazione, sì, esatto. Tutti coloro che erano svantaggiati si sono ritrovati di nuovo, sì, lì. Sì. Altra penalità per Evolution. Sotto safety car probabilmente sta facendo un po' di fatica a trovare i limiti o comunque a cercare qualsiasi tipo di confidenza con la macchina. Sì. Perché intanto Mattia può praticamente entrato dentro la monoposto di Bill, quindi deduco sia trasparente. Sì. Ho voluto evitare altri termini per non cadere nel volgare. Però vorrei tutto rinforzare. 19 spettatori sono qua in live con noi, pronti a gustarsi questi ultimi 18/17 giri del Gran Premio di Monaco, un po' travagliato. Sì, abbastanza travagliato. Perché per esempio adesso Franz era lì a giocarsi la prima posizione. E il gioco ha pensato bene di squalificarlo. Esattamente. Allora, abbiamo al momento, quindi sì, Mattia che sta di nuovo entrando dentro la Williams di Milun, seguito poi da Zonated con gomma media che è montata da 11 giri però, sì. Quindi Zonated sì, può arrivare alla fine, ma secondo me ci arriverà con gomme abbastanza usurate, critiche, perché sì, è molto difficile arrivare con queste gomme verso la fine. In più abbiamo Super Loris che comunque, adesso vi faccio un attimino quello che è il riepilogo del cambio di posizioni. Super Loris che ha guadagnato 2 posizioni rispetto all'avvio, poi abbiamo Walter Vaiane che ha guadagnato 5, quindi grande gara al momento da parte sua. Poi Step che ne ha guadagnata 1, Armix che ne ha guadagnate 2, in 8ª posizione ricordiamo che lui ha dovuto fare una sosta in più per via di un danno all'ala. Che ne ha perse 4 addirittura, nel momento gara no per lui. Micri che ne ha guadagnate 3, clamorosamente in 11ª posizione, quindi come dicevamo è senza penalità. Una di quelle gare dove intanto la safety rientra, sì, in sì, questo giro occhio Micri, Micri potrebbe portare punti a casa forse, sai? Sì, decisamente. Quindi io andrei no! Loris, connessione, sì, connessione, sì, collisione con, vabbè, sono 5 Vaiana, secondi che verranno tolti. Vaiana, però sì, sì, ma probabilmente però è Vaiana che ha tamponato Loris. E dici anche sai, lui posizione. Vabbè, posizione. Anche mi sta contagiando la tua dislessia. So, che poi ricordiamo che la dislessia che non esiste, quindi proprio scemo. Allora, intanto la gara riparte con Binom e Secretari, sì, che adesso sono già ingaggiati. Esattamente, questo sarà un bel terzetto, è quello di Secret Adri, Bino, Mattia, e vediamo se Zonetti riuscirà a togliersi di mezzo, sì, Mattia. Soprattutto dobbiamo capire se, no, direi che Mattia è definitivamente trasparente, esatto, perché c'è Zonetti che l'ha passato così. Quindi abbiamo un terzetto, intanto settore 3 bandiera, no, è ovviamente il gioco buggato, sì, intanto con Mattia che ha ripassato Zonetti, perché ha praticamente fatto la curva dentro di lui. Allora, intanto allora, vediamo le penalità che ci sono, 3 secondi per Mattia, sì, 8 esatto, secondi per Super Lois, 11 per Walter Vaiana, 3 step, 6 Armix, 6 Zarate, 3 The Dog, Micri, l'unico, uno dei pochi puliti, 10 Petricchi, 6 Perez, 18 secondi per BXT Evolution, 3 secondi per Blues. Che non sappiamo dove sia. Comunque c'è da dire una cosa, che alcuni di questi piloti hanno 5 secondi. Oh mamma mia, Binom, incredibile come attacca, cerca di superare Adri. Io rimango on board con Zonated, perché questi qua, questi fanno il patatrack e rischiano di fare divertire, dici? Intanto saluto anche Teo Azzo, ciao Teo, benvenuto e buona gara, insomma, avete questo questi ultimi giri con noi, dove praticamente è Evolution, la schianta forse. Safety car virtuale, vediamo, safety car virtuale, quindi la persa, probabilmente è stato un controsterzo, comunque un muro diretto, perché l'ha persa piuttosto avanti, scusami, non tardi, nella zona all'uscita dalle piscine.
quindi probabilmente si tratta di un errore, una scodata che poi va. Allora, io penso che Bruce si trovi in 11ª posizione dietro a WST Dog. Sì, molto probabile, sì. E purtroppo, ragazzi, appunto vi dicevamo che le classifiche sono abbastanza buggate. Fatte così perché colpa ovviamente del, come si dice, del, dei bug della sessione. Ok, la gara di parte. Adesso qua. United che è un attimo arretrato. Comunque qua adesso gara di Nervi fra i primi tre. Sì. Sì, allora, l'impressione che ho è che Zanetti si fidi un po' meno della macchina, infatti aggredisce molto meno i corpi. Disegna molto di più le curve, le fa molto più tordi. Allora, intanto dietro di lotte abbiamo quella di Almix in ottava posizione che deve superare Loris. Sì. Altra penalità per Step, 5 secondi per aver ignorato la bandiera gialla. Mamma mia, incredibile. Suppongo anche questo sia un, sì, un bug. Un bug, qualcosa che verrà rimossa. Loris largo, curva 3, curva 4, finito largo, passa lì nel cambio di direzione al casino. Armix quasi a anche lui vittima della sconnessione tra curva 4 e curva 5. È riuscito a recuperarla, ma ha avuto un effetto pendolo davvero pauroso. Grande controllo da parte sua perché era più a muro che in pista. Intanto abbiamo là davanti Vino che sta tallonando. Sì, attaccatissimo. Era incredibile. Mamma mia, pensate che mancano 14 giri alla fine, quindi sì. Diciamo c'è che la bandiera gialla. Devono stare abbastanza attenti. Sì, mi sa che si è buggato abbastanza perché c'è sta bandiera gialla fissa. Allora, ti dico, c'è una cosa da dire, che se Adri sta laggando, ovviamente non possiamo vederlo più di tanto, ma se Adri sta laggando, non immagino che 14-13 giri saranno per Binum, perché già stare dietro a qualcuno qua di incollati è difficile. Stare dietro a qualcuno che va avanti e indietro ogni 2 secondi, cioè, veramente da impazzire. Sì. Comunque penso che Mattia sia al botto, perché sta perdendo costantemente posizione. Probabile che sia al botto. Guarda un attimino quelli che sono i movimenti del volante. Aia, mi sa che qua c'è un problema forse, sai, perché vedo che iniziano a fioccare penalità per bandiere gialle ignorate. Ok, adesso bandiera verde. Sì, queste verranno tutte rimosse probabilmente, sì. Poi l'importante è che però ti facciano appunto la clip. Allora, sempre situazione da davanti con Binum che inizia a farsi vedere negli specchietti di Adrian. Non ce la fa più, vuole passarlo, vuole andare. Capiamo ovviamente, appunto, come vi dicevo, stare qui in scia a qualcuno. Di nuovo bandiera gialla al terzo settore, che succede? Sul rettilineo. Oh, Blues! Ah, peccato per lui, a muro. Anche lui. Stesso errore, sì, probabilmente che ha fatto in qualifica. No, lo vedo. Sì, stesso errore che ha fatto in qualifica, comunque, appunto, dicevamo, un muro che comunque ha tradito più di un pilota oggi, Allora, il gruppo si sta abbastanza sgranando, tranne i primi tre. Ovviamente sono attaccati. Poi abbiamo Armix, a dire la verità, che sta attaccando Loris, che ho visto particolarmente vicino al muro, anzi più contro che vicino. Quindi attenzione a Loris perché potrebbe avere qualche problemino, forse. Magari non visibile. Ah, la sua ala è sana, la sua ala. Sì. Non ha alcun tipo di problema a livello visivo, però vedremo se poi effettivamente a livello di prestazioni avrà qualche problema. Allora, intanto dietro per quelli più arretrati abbiamo The Dog che si sta avvicinando moltissimo a Zarte. Ma io non vorrei dirlo, ma c'è Walter Baiana che sta tallonando Zonated. Sì, oddio, gli succede di nuovo tutto. Sì. Attraversata la linea bianca. Blues, penalità di 3 secondi. Uscita dei tre. Sì. Vicinissimo al muro Baiana. Vediamo. Sì, comunque è incredibile. Questo può voler dire probabilmente una cosa, perché Adri sta facendo un ritmo davvero lento. Sì. Probabilmente conservativo. Eh sì, perché deve cercare di portare le gomme fino alla fine. 5. Stanno girando lentissimi. Ieri sera il passo per me era su 11-12, stanno girando 2-3 secondi più veloci, più lenti, scusami, di ieri sera. Eh sì, purtroppo. Ma perché Adri ha finito 2 giri di lavoro? Appunto, quindi lui. Se riesce a portare a termine questa gara, guarda.
Ma io penso che se riesce a portare a termine questa gara, Bino non ci uccide. Sì, probabilmente. intanto Perez ha voluto anche qui nello stesso punto. Stesso punto di guarda, se vai con blu. Ma io ho visto Perez che aveva piantato in pista con solamente due cerchioni, esatto. Sì, anch'io. Probabilmente è andato a muro, suppongo. Sì. Sì, vabbè, quello non sarà sicuramente la macchina effettiva, però. Sì, comunque c'è da dire che effettivamente questa sera. Questa sera è una strage. Attenzione, adesso i piloti devono stare attenti perché c'è una macchina. Scompare alla fine, mamma mia, con Binomio che rischia di prenderla in pieno. Sì. La macchina non è scomparsa subito. Sì, aveva la visuale. Ok, riparte la gara, nel frattempo. Tanto sì, riparte la gara con Bim molto molto incollato ad Adri. Sì, però c'è sempre quel mezzo secondino di distacco ed è quasi difficile riuscire a superare Adri. Eh sì, e sai cosa? Oh, attenzione, perché ho visto Zonated! Si stampa la santa devota, incredibile colpo di scena Zonated, incredibile. E spacca tutta la spacca terra da parte di Zonated, incredibile. Altro errore da parte sua. Gara direi abbastanza rovinata. Molto a muro di nuovo. Rischia di schiantarsi. Deve stare attento, sì. Non deve esagerare perché sicuramente avrà fretta di rientrare ai box. Però non deve esagerare perché è molto facile andare a muro quando già a prescindere. Con un danno all'ano di sicuro non è la cosa ideale, ecco. Tanto io devo avere penalità. Allora, parte Baiana a 21 secondi di penalità. Sì, qualcuno sarà sicuramente da rimuovere. Sì, Step è incredibilmente. Guarda. Attenzione perché il botto di Mattia F1 Rider è incredibilmente a podio. Zanetti l'ho visto fermo alla chicane, non so se ha avuto. No, mi sa che ha danneggiato ancora di più la Zanetti. No, è sempre la stessa, sempre lo stesso danno. Ah sì. Che comunque andando abbastanza grosso deve fermarsi. Guarda, io starei tutto il tempo su Binum perché. Ah, intanto no, scusami, c'è l'attacco di Loris su. Ah vabbè, su Mattia che comunque è fantasma, quindi non è un vero e proprio attacco, insomma è giusto un sovrappranzare. Sì. Sovrappranzare no. Sovrappassare senza problemi. Allora, con. Abbiamo Binum adesso veramente sta disperando. Sì, sì. 24 giri di gomma dura per Adri su. E io non so come arriverà a fine gara. Sì, arriverà a fine gara. Non bufagliela, Teo, per cortesia. Scusa. Allora, guarda, però il karma mi è tornato contro perché ieri sera è tornata contro con il buon TST Belfort che mi ha tirato la esatto. Nel secolo. Quindi insomma tutto ciò che fai poi ritorna indietro. Praticamente. Devo smettere di rifare. Comunque, allora, notiamo che il duo McLaren comunque è risalito in classifica, no? Dopo la qualifica sì. Pessima che ha fatto. Quindi devo dire che il Duo McLaren, guarda, va fatica in qualifica ma in gara rende abbastanza bene. Sì, più che altro sono riusciti a sfruttare bene tutti i tipi di situazione e a portarli a loro favore. Comunque sono sulla stessa strategia a livello di giro, esatto. Nel senso che sono rientrati nello stesso giro ma hanno diversificato la scelta delle gomme. Step con le medie, mentre Loris con le dure. Binum mi sa che inizia a faticare anche lui con le gomme, sai? Ma guarda, io ti posso dire che la media, anche se sta in scia, non ha un decadimento importante. Penso sia più qualcosa a livello psicologico per lui, perché veramente stare dietro a qualcuno che ha gomme hard da 25 giri, quindi di norma dici già l'hard non è la mia gomma, oppure molto più usata della mia, dici cavolo. Binum mi sta finendo anche adesso, tra l'altro, sai? C'è una macchina ferma! È una macchina ferma, quella di Buse, sì, di nuovo! È bloccata! Di nuovo. È bloccata praticamente sì. Al muro. Nel muro? Mamma mia. Spero che. Mamma mia, sì, veramente. Era il terzo errore sì. Che ha fatto in questa curva. Oh, ma attenzione perché Adri se ne sta andando a Binum. Sì. Non so se è Binum che ha fatto qualche errore di troppo. Questo giro però se ne sta andando. Non vuoi che come ti dicevo poc'anzi che Binum sta iniziando a faticare con le gomme, sai? Allora, o magari sta prendendo un pochettino di spazio per farvi rifiatare un attimo la macchina, le gomme. Sì. Magari anche in crisi con le temperature. Esatto. Sono entrambi abbastanza in crisi con l'ERS.
quanto scivola la macchina di Pino, addirittura ha dovuto scendere in seconda per fare il cambio di direzione in curva 4. Niente di scontato. Adesso questa vado gara. Vado un attimino a fare il recap delle penalità o degli avvisi per i primi due. Un solo avviso per Adri. Pulitissimo Adri. Un solo avviso per Adri. E viene un avviso. Due avvisi, quindi viene un avviso che penalità per Pino. Quello. Zonetti. C'è detto. Perché non può fare il minimo errore. Deve allo stesso tempo prendere Adri e controllare le penalità, insomma, non prendere più neanche un po' taglio curva, non ha proprio un margine del sì. Sai, questa è una di quelle situazioni dove vedi anche la mentalità del pilota, oh, perché no, gli 7 secondi di penalità sale a 11 con 5 che sì, 5 che sta 6 secondi di penalità. Esatto, bandiera gialla nel terzo settore, ma è tutto regolare, solo dell'ennesimo bug. Esatto, adesso dà solamente la bandiera gialla al secondo settore. Zarate anche per penalità di 3 secondi. Vedo che i settori gialli fioccano prepotentemente. Sì, di brutto. Sì, comunque quello che dicevo è da considerare l'aspetto psicologico adesso dei piloti, di chi appunto riuscirà a tenere meglio la pressione. Intanto Zanetti non dice due, perché fai conto che Pino deve stare attento ai tagli, non può prendere neanche uno, allo stesso tempo deve spingere per andare a prendere altri. Sì. Arrivata lungo alla chicane Binum, quindi deve andare a prendere Adri e oltretutto appunto non può altra penalità per Armix, sta faticando moltissimo qua Armix. Sì, non è la sua pista, non si trova per tra l'altro ho visto per un attimo lampeggiargli la spia del carburante ad Armix, quindi non vorrei che fosse anche in crisi di carburante, sai? Sì, è probabile, perché qui a Monaco, che è una cosa sinceramente che io non capisco, Ers e benzina. Intanto altra penalità per Mattia Binum, sfiora. Mamma mia Binum, perché sfiora, si è proprio appoggiato. Sì, Adri diciamo che gli sta mettendo una pressione psicologica non da poco, perché se ne sta andando con gomme molto più vecchie e anche di norma più lente. Lungo un pochino Binum. Comunque dicevo che qui a Monaco non capisco veramente perché è un circuito di sole frenate, quindi non hai molto modo di usare l'energia, no? Sì. Invece Ers e carburante vanno via come se niente fosse. La logica è un pochettino strana della Codemaster per questa. Sì, perché in piste dove praticamente non hai un utilizzo dell'Ers scende di brutto, mentre in piste come Monza, per dire, non scende in modo critico, anche Silverstone sono molto caratterizzate da molti allunghi. Stessa cosa vale per la benzina, mamma mia. Tanto Binum si è rifatto sotto di brutto. Mamma mia, cosa ha rischiato. Qua ha rischiato di spaccare la... Sì, sta rischiando davvero parecchio. Ma non riesce a farsi sotto. Blues 10-2 con la soft, mamma mia. Probabilmente per prendersi il giro veloce avrebbe fatto un giro, non dico da qualifica. Blues che è in ottava posizione dietro a Mikli. Mikli settimo, incredibile. Sì, ci sono già 5 ritirati, abbiamo detto. No, 6, scusami, sì, 6. Sono. Ah no, perdono, di nuovo. Il sesto, 6. Sì, quindi io non conto. Esatto, quindi ci sono 5 ritirati. Comunque appunto l'abbiamo detto, è una gara dove può succedere tutto, un po' una roulette però russa, cioè non sai mai cosa può succedere. Esatto. Vediamo, niente, non ce la fa Binum, sta spingendo davvero molto, impazzendo. Perché comunque si capisce, sta scivolando, sta seguendo anche lui Walter Vaiana, non riesce al momento. Ma guarda, io fossi in step gli starei tranquillamente dietro e via. Sì, perché comunque più penalità. Mamma mia, Binum quanto sta scodando. Sì, Binum se la sta rischiando. Vuole a tutti i costi la vittoria. Sì. O vuoi tutto? Sì. Io hai tutto, vai. Esatto. Cioè, io se, guarda, secondo me Adri
in questo momento sta pensando solamente a tenere la macchina, non sta guardando, non stava guardando sì, né Earth, no, né il carburante, neanche stava guardando la percentuale della gomma, perché secondo me se la vede lì si mette a piangere. Vino quanto mamma mia, vicinissimo Vino. E a questo punto devi focalizzarci solamente su questo duo, perché mi sa che sì, Secret Tardy non ha più gomma. Sì, tanto c'è Blues che si è appena stato passato da una Renault. Non ho capito bene perché. Ha perso ma safety car, ai. Blues è ritirato. Ma Blues? Sì, ritirato Blues. No, ma non per quello. Ero a bordo con lui. A in curva 1 gli è esplosa la sospensione dal nulla. Non so che dirti, guarda. Drive to the Arnix, mamma mia ragazzi, mamma che disastro questa gara. Sì, ma ti giuro, è incredibile perché Blues stava percorrendo tranquillamente curva 1, nel bel mezzo della curva gli è esplosa una sospensione. Incredibile. Io non capisco veramente la logica. No, neanche io, guarda. Io non penso sia così realistico da che succede? Si cattaglia diventa box! E P non prosegue. No, questo è un erroraccio per Adri. Errore incredibile di Secret Adri, non ci posso credere, ha buttato via la gara. Non aveva senso. Non aveva senso diventare il box. Mancavano due giri. Sì. Forse pensava di entrare nel gando, ma. No, non ci credo. No, perché. Con Walter Vaiana in seconda, in terza, in quarta. Incredibile. Avevamo detto che ci potevamo aspettare di tutto. Ma io non mi sarei mai aspettato un errore del genere. Mai mi sarei aspettato un errore del genere. No, perché non aveva veramente senso più che altro rientrare adesso. Cioè, alla fine. Bastava. Cioè, sicuramente arriva la seconda, sicrettati, perché tutti gli altri hanno penalità. Però, ragazzi, buttare via una gara così non ha tanto senso. No, ma più che altro per il semplice fatto che appunto fare questa cosa ha senso più o meno se sei in una pista bella larga che ti permette i sorpassi, puoi passare. Ma a Monaco non ha senso. Puoi anche avere le fumette sull'asciutto per dire, no? E quello dietro, nel senso, se tu stai in mezzo alla pista non ti passa, quindi. Anche perché ora. È un erroraccio. Cioè vai a superare tutta sta gente qua davanti. Comunque esperienza, sì, esatto. Per carità, è comunque esperienza che fai, perché comunque poi ti ricorderai che allora, se ti cambi entra subito in questo giro. Mamma mia, che giri che saranno. Ma quindi Armix adesso deve rientrare a fare la Sì, Armix deve spandare un drive. Mamma mia, che gara anche per lui, disastrosa. Sì, diciamo che i top oggi sono stati. Questo comunque va a vantaggio di una 7, ovvero di Stocksmack. Sì. Che non ha partecipato, ma i suoi diretti rivali sono. Step, penalità di 5 secondi, incredibile. Collisione con. No, Loris, però, collisione con Step. Oh, Loris, attenzione, ha perso posizione, incredibile! Oh, incredibile, Muro! Per Loris salendo, a meno che sia stato un colpo di lag con Walter Vaiana, intanto che ha gomme molto più fresche di prima, quindi attenzione perché anche lì davanti non è scontato nulla. Oh, intanto Dio. Oh, devi superare Loris con qualche sportellata. Passa Loris molto largo al tornante, si ritrova a rallentare moltissimo. Tutto questo Zoretti dov'è? Ottavo dietro. Attenzione perché Walter Vaiana è vicinissimo a Albino. Ma sai che cosa? Walter Vaiana ha gomme più 9 di 7 giri rispetto a Bin. Sì. Quindi nulla è da escludere. Sì, ma non penso che tenti un attacco. Secondo me è poi. Ma c'ha 21 secondi di penalità. Sì, però è vero, venne anche quanti poi gliene deve togliere. Zonetti di 3 secondi. Zonetti di 3 secondi. Bandiera gialla dell'ultimo settore per Loris, incredibile. No, ha perso completamente l'ala, non ci credo. Loris e Loris si ritira. Incredibile, peccato. Aveva fatto un garone fin qui. Adri quarto, ha passato Armix. Sì, ma siamo all'ultimo giro ormai. Armix senza ala. Armix ha perso un flap. Ha perso l'entrata di destra. Sì. E probabilmente un attacco forse un po' troppo aggressivo da parte di Armix, potrebbe essere. Sì. Con probabilmente il podio sarà Bin, Step, Adri. Sì.
No, B non va di step, perché Adi non ha penalità. Adi che sta superando, sì, sta attaccando step. Oh, devono stare attenti, non si può, sicuramente non vogliono rovinarsi la gara adesso, perché step intelligentemente lascia scorrere. Si vede qua l'esperienza di un pilota. Esatto. Allora, quindi aggiungiamo l'ultima volta, intanto per la penalità per De Nord. Mamma mia, Adi, quanto è vicino. Se tenta un attacco, no, qua no, ma non ha senso attaccare. No, ormai no, non ha senso, ormai è fatta. Ormai si è giocato la gara, è finita. Comunque, Binom, esatto, che va a vincere! Che va a vincere, tanto Adri, mamma mia, involata. Quanti sportellati si sono tirati dopo. Aspetta, ma TF9 me lo dà secondo. Ma penso che sia il suo botto quello. Con Zonated terzo? Secret Adri quarto? Che sta succedendo? Ah, non ha scontato una penalità. Ah, ho capito. Perché forse aveva preso penalità e rientrando in box. Quindi incredibile. Doppietta Williams, Secret Adri terzo, quinto Mikri. Mamma mia ragazzi, mamma che mia gara. Cosa è successo? Oggi? Incredibile, che gara. Quindi allora la Mattia, io non ho capito se non ho capito se ma non si capisce, guarda. Adesso chiedo nel gruppo. Chiedere al gruppo perché non non si capisce. Allora. Adesso ragazzi, cerchiamo. Allora, intanto tu invita Bino, sì, sicuro. Zonated pure, poi all'inizio vediamo come reagire di conseguenza. Perché non so come fare poi le classifiche qua. sì, no, infatti è impossibile capire. Allora, Binom ha vinto. Sì, Binom ha vinto, non ci piove. E su questo. Terzo Zonated. E secondo Mattia a sto punto. Se Mattia ha corso, sì. Però mamma mia. Adesso capiamo. Cerchiamo di capire un attimo la situazione, perché non si capisce quale sia il podio. Walter Vaiana ha 15 secondi da levare. Ah, wow. Qua la qua la commission si divertirà tanto stasera. Mamma mia, ha voglia. Allora, quindi dobbiamo invitare Mattia a questo punto. Noi invitiamo questi tre ragazzi, poi vedremo che cosa fare. Allora, invitiamo quindi Binom. Allora. E quindi non ho capito qual è il podio. E teoricamente per il momento a quanto pare Mattia ha guidato. Ha guidato. E allora Mattia è secondo. Sì, teoricamente sì. Adesso io sto invitando tutti. Allora, andiamo a invitare anche Binom. Facciamo delle interviste, sì, veloci, sì, perché è tardissimo. Ok, allora invitiamo Binom. Buonasera ragazzi. Buonasera. Allora, aspetta, invitiamo B. Ok, e Mattia a questo punto, a quanto pare. Allora, Mattia. Raga, ma la classifica è giusta? Non ce l'ho. Mattia ci ha trapassato tutti, cioè mi ha superato. Ma infatti, tutti quanti. Sì, avrà anche guidato. Però non stava tutti. E non, secondo. Cioè bastava fra le carcasse di tutti quanti, fra me e Loris, non si è capito niente. Comunque, no ma scusate, praticamente ci deve un attimo regolare, perché certi attacchi non si possono fare. Veramente. Lo so, adesso poi risolviamo, ragazzi, stasera scusate è stato cosa, un casino. Non voglio ma Adri non ha preso penalità ed è tornato indietro, come è possibile? Allora, dunque, aspetta che invito Mattia. Ok, vediamo se entra Mattia. E allora, noi al momento invitiamo Mattia, ragazzi. Poi su Instagram e i vari social vedrete quelle che sì, saranno. Sì, cerchiamo di correggere tutto, perché stasera non si è capito niente, perché fra bug, ma veramente niente.
e cose strane, non... neanche noi ci capacitiamo di quello che sia successo. Vabbè, allora, intanto per risparmiare tempo, se Mattia poi entra nel gruppo, inizierei quindi da Binum, dal sì. vincitore. Buonasera Binum. Buonasera. Allora, è stata una gara direi abbastanza travagliata tra qualifiche e tutto, sempre causa della nostra buona e cara amica Codemaster. Esatto. Comunque, direi una pole position presa di forza, comunque ti sei imposto alla grande, hai tirato giù un 8.6 che era un tempo davvero spaziale, anche considerando che voi siete soprattutto da pad. E insomma, raccontaci un po' quella che è stata anche una gara molto molto travagliata, che ti ha visto scendere addirittura in ottava posizione dopo il pit stop. Insomma, raccontaci un po' com'è andata. Sì, diciamo, allora la qualifica, ti correggo, non so se hai pensato che io ero da pad, ma io sono da volante. Non ah, so. Scusa. Te l'avevo okay, detto, te che lui usa il volante, ma non ascolti. Scusami. Sì, potevo scendere un pochino, però avevo paura di... Potevo fare un 8.4, un 8.3, però avevo paura di buttarlo al muro all'ultimo tentativo. Anche perché il grip non era molto, molto alto, soprattutto a fine Q3. Vabbè, comunque un'ottima pole. In gara, ragazzi, non so chi abbia premuto pronto, ma io non ho caricato l'assetto. Ah, ho ottimo. Corso con l'assetto, ho corso con l'assetto da predefinito. Oh mamma. Pazzo. Perché vi spiego. Io ho chiuso il gioco quando abbiamo rifatto la roba. Quando ho riaperto il gioco, probabilmente non mi ha preso l'input del volante. Allora, a tempo che l'ho spento e l'ho riacceso, avevano già premuto pronto, ma non so chi sia stato. Quindi non sono riuscito a caricare. Penso Petricchi. Intanto, ragazzi, Petricchi. Scusate un attimo, ma ringraziamo di cuore Diego Frau per essersi iscritto al nostro canale con Amazon Prime Video. Grazie della sub, Diego. Troppo gentile. Scusa, Bino, non puoi continuare. Niente, quindi ero abbastanza in difficoltà. Il primo stint, mamma mia, ragazzi, non riuscivo a girare. Dovevo fare le curve con uno o due marce in meno. Infatti non avevo ritmo, dietro c'era Zona che andava più forte, c'era Leo che andava più forte, cioè andavano tutti più forti di me nel suo spazio. E quando ho visto la safety car volevo rientrare, poi alla fine ho deciso di continuare. Non so se sarà la scelta migliore, comunque niente, fatto sta che mi sono trovato con le gialle, ho modificato l'ala anteriore ai box, l'ho alzata praticamente al massimo. E così andava molto, cioè non molto meglio, ma un po' meglio, quindi niente, poi alla fine mi sono trovato dietro Adri che laggava un sacco e niente, non ho voluto provare un attacco appunto per questo, perché laggava, perché se no un attacco l'avrei provato, soprattutto l'uscita della chicane del porto, cioè dopo il tunnel. Niente, okay. Non so comunque come mai lui è rientrato con l'ultima safety, forse perché aveva le gomme veramente andate, ma forse io l'avrei rischiata con un giro in sì, è quello che abbiamo comunque, pensato anche noi. Comunque niente, sono contento del risultato, quindi va bene così. Sono molto contento anche del mio compagno, abbiamo fatto primo podio insieme e possiamo puntare in alto, quindi dai, son contento per tutti e due. Beh, comunque guarda, io ti faccio ancora più complimenti, perché guidare a Monaco con l'assetto predefinito è qualcosa di folle, perché veramente la macchina è uno sterza. È capitato anche a me in una sessione, vabbè, a caso, e veramente non sterza per niente la macchina, quindi è assurdo. Non... c'è più che altro la fase del Mirabeau e del tornante del low. Quelle curve lì e anche la curva del casino, che ma non riuscivo veramente a farla, era allucinante. Certo, beh, comunque allora super complimenti, perché veramente non è sicuramente facile guidare così, anzi forse avere il volante è stato anche un minimo di vantaggio, perché se avessi avuto il pad forse sarebbe stato ancora più difficile con l'assetto predefinito. Quindi sì, insomma, beh, comunque in ogni caso non ti toglie nulla questa cosa, e ancora più complimenti per questa gara, ecco. E grazie mille.
Allora, passerei a quella che dovrebbe essere la seconda posizione, poi appunto vedremo, ci sarà parecchio lavoro da fare dopo questa gara. A Mattia, buonasera Mattia. Buonasera a tutti. Io purtroppo in questa gara sono stato colpito da un bug, cioè dall'inizio non ho mai avuto la macchina, cioè nel senso ho avuto sempre il ghost, sono rientrato in box 3 volte e non me l'ha mai tolto. E di uscire dalla lobby non volevo uscire perché avevo paura di causare bug e dover rifare la lobby non era conveniente. E purtroppo attaccare era facile. Cioè, era facile attaccare, quindi era un vantaggio, ma difendersi era impossibile perché ti passavano ovunque con la cosa che avevi il ghost. Ho rotto le ali, 2 ali solo per questo. Sono contento del mio risultato, se sempre sarà, rimarrà questo comunque. E spero che rimarrà. Sono felice perché è un Redemption Day dopo Cina, che ho preso penalità all'ultima curva perdendo il podio. Comunque, guarda, poi appunto verificheremo come andrà a finire questa gara perché appunto è stato un caos totale. Comunque, raccontaci anche tu brevemente perché si è fatta una certa come è andata Sì, la sì. gara, insomma. È stata una gara particolarissima. Ho preso Dry True alla partenza, quindi già quello mi ha penalizzato un botto. E ho messo subito le hard. No, ho messo le rosse e poi le hard. Perché con le rosse ho rotto l'ala. Sono dovuto rientrare hard, tipo fino a tutta la gara. E poi sono stato sfortunato perché i bug a me non mi lasciano. Cioè, in pratica, una macchina si sarà schiantata dopo il porto. Ed è rimasta una gomma a terra. Molti non la vedevano, io sì. Ci passavo di sopra, in No, pratica l'ho a visto causa anch'io. di questa gomma ho Dio. sbinnato. Cioè, ho sbinnato per quello. Cioè, Oh, Madonna. niente. Sono stato sfortunato in molte cose in questa gara. Sono felice al momento. Speriamo, vediamo come andrà. Va bene, comunque sì, insomma è stata una gara piena di bug. Noi abbiamo visto auto in contromano in pit lane, quindi ti lascio immaginare. E nulla, quindi andrei da passare insomma dal terzo classificato, ovvero Zonated. Buonasera Zonated. Buonasera ragazzi. Allora, è quasi una sorpresa comunque vederti sul podio, non per quanto riguarda il passo, perché tu non sei di certo lento, ma proprio perché verso la fine hai avuto quel contatto con le barriere in curva 1 che ti ha praticamente compromesso tutto quello che ti eri costruito. Quindi anche tu raccontaci com'è stata la tua gara, ecco. Sì, beh, allora in qualifica purtroppo col pad si sa non è tanto semplice Monaco. Ho cercato di dare quello che potevo e stavo anche facendo un buon giro all'inizio, le prime curve, ma purtroppo poi in uscita da curva 3 purtroppo ho avuto un sovrastezzo che mi ha fatto perdere la macchina e quindi ho perso molto tempo. E quindi, però comunque sono riuscito a partire secondo a fianco al mio compagno che voglio veramente fare i complimenti, ha fatto una gara assurda con l'assetto predefinito. Io personalmente, anche se fossi uno abituato col volante, non riuscirei a farlo. E poi, beh, è stato un po' un casino la parte medio finale della gara. All'inizio era più o meno tutto liscio, ho cercato di non dare troppo pressione a Bino che aveva appunto il predefinito e quindi ho evitato di appunto mettere pressione e dargli fastidio. Poi la seconda parte ho messo la gialla e purtroppo non so per quale motivo avevo l'ala praticamente a posto, solo forse veramente poco scheggiata, forse verdognola quasi nemmeno. E mi ha cambiato l'ala anche se avevo messo automatiche, anzi io in realtà non avevo toccato niente. E mi sono trovato Evolution che anche lui ho visto aveva l'ala rotta e quindi ho avuto un contatto con lui che era molto lento e mi sono scheggiato l'ala che è diventata gialla. Poi quindi ho cercato di rimontare, c'è stata la prima safety, cioè la seconda safety, scusatemi, che mi ha fatto un po' recuperare, ma quando mi sono ritrovato terzo dietro ad Adri e a Bino, Walter Baiano iniziava a recuperare giustamente con l'ala integra e ha provato questo attacco in curva 1 che è stato un poco, cioè, nel senso, non molto regolare, nel senso perché lui abbiamo staccato insieme molto pesante. E giustamente lui non è riuscito a spostarsi e quindi ci siamo presi e mi ha mandato in barriera. Poi ho montato la rossa
è uscita l'ultima safety e c'è stato un po' un casino, un po' di contatti e non si è capito niente. E mi sono ritrovato terzo. Sì, anche perché sul traguardo noi ci aspettavamo Adri, invece è scalato in Ho fondo visto, sì, è scalato in fondo, sì. perché non aveva scontato una penalità che gli era stata data. Quindi sì, insomma, ci sarà da vedere perché questa gara qui sinceramente è stata abbastanza un casino tra bug e Sì, infatti penalità sì. che non si capiva niente, insomma. Bene, quindi insomma io rinnovo i complimenti a tutti e tre, poi appunto vedremo se questa sarà l'effettiva classifica finale. E nulla, direi quindi che possiamo chiudere, Alex. Siamo in Sì, chiusura? siamo decisamente in chiusura. Vi guardiamo il prossimo appuntamento. Sarà il Gran Premio del Canada. Forse c'è una piccola correzione da fare nelle grafiche: non è 10 e 11, ma è 9 e 10 marzo. Quindi la categoria Professional correrà il 10, mentre la Simulation il 9. Mentre sempre settimana prossima ripartiranno lunedì la GT4 e giovedì la GT3, i campionati di assetto corsa competizione. Quindi insomma, noi ci rivediamo direttamente a lunedì. Grazie per averci seguito. Ringrazio i piloti che ci hanno offerto questo spettacolo stasera. Ringraziamo anche la Codemaster che ci ha offerto spettacolo in più. Ringrazio te, È Alex, sempre un per avermi fatto piacere compagnia. fare live con te, Matteo Blan. Ma grazie mille. E nulla, quindi insomma, ci rivediamo qui sul nostro canale lunedì con la live della GT4. Buonasera a tutti. Buona serata.